Allora, intanto grazie mille per avermi ospitato qua, è un gran piacere essere qui con voi a condividere la mia esperienza. Allora, intanto mi presento un po'. Io per 20 anni ho fatto cinema, soprattutto cinema di animazione, anche se ho una formazione pedagogica. E ho sempre insegnato con bambini, adolescenti, adulti, aspiranti professionisti. Ho pubblicato anche diversi saggi di settore, ultimamente anche un romanzo che si chiama Shinku. Insomma, un mondo legato insomma, a cinema, didattica, pedagogia, eccetera. Poi 2 anni fa, senza alcun sintomo di preavviso, sono diventato elettrosensibile, cioè intollerante ai campi elettromagnetici artificiali. Significa che me ne sono accorto perché io improvvisamente il computer su cui stavo lavorando ha cominciato a darmi una nausea che non era sopportabile e ho scoperto che poi tutti i computer mi davano la nausea. Ho scoperto che i sintomi, che non erano solo la nausea, ma che nel mio caso erano nausea, spossatezza, insonnia e anche annebbiamento mentale, hanno cominciato a darmeli anche i cellulari accesi, i dispositivi Bluetooth, cioè la presenza di cellulari accesi, di Wi-Fi, di antenne per la telefonia. Cosa che prima non accusavo, sapevo di essere leggermente elettrosensibile perché non ho mai potuto tenere un cellulare attaccato all'orecchio e anche un traffico dati di un Wi-Fi, quindi un computer portatile utilizzato tramite Wi-Fi, connesso tramite Wi-Fi dopo 20 minuti. Mi faceva star male. Quindi io ho sempre usato computer cablati col cavo di rete, questo, che dobbiamo tenercelo molto caro perché ci stiamo dimenticando che esistono i cavi di rete. Però, nonostante questo, adesso, cioè da quel momento in poi, cioè a maggio 2022, cioè la presenza di tutti questi dispositivi, compreso la presenza di computer accesi, ha cominciato a farmi star male. E quindi io ancora oggi non riesco a utilizzare un computer con tutta una serie di schermature che ho, di cui magari eventualmente vi parlo. Io più di un'ora, tra una cosa e l'altra, di computer al giorno non riesco a utilizzare, oppure posso, ma poi sto male. E quindi già lavorativamente parlando si comincia ad essere un bel problema. Ed è un bel problema anche stare in mezzo alle persone perché le persone hanno il cellulare acceso e sono un po' dappertutto e anche i parchi purtroppo con tutte le antenne per la telefonia che spuntano come funghi diventa un problema stare in, come dire, in giro. Quindi io ho dovuto per necessità di sopravvivenza personale cominciare a formarmi, no? E allora ho contattato l'Associazione Italiana Elettrosensibili, di cui adesso faccio parte, che mi ha mandato da un medico di riferimento, ha fornito alcune informazioni, altre informazioni le ho trovate online, soprattutto grazie a mia moglie, che santa donna si è messa a stare al computer al posto mio, perché poi le informazioni sono dei siti americani tipo IMF Center, che è un sito meraviglioso, dove ci sono tanti tutorial su quali strumenti anche, con cui c'è da scegliere per attrezzarsi, per misurare, poi ve li faccio vedere. Anche solo per capire cosa sono questi campi elettromagnetici, eccetera. Insomma, le informazioni magari sono online, però bisogna starci online. Quindi, soprattutto quando uno dei grandi drammi degli elettrosensibili è la solitudine, perché sei tagliato fuori dalla vita sociale, dal lavoro. Non sai come prendere informazioni, se stai in mezzo alla gente stai male, la gente magari ti prende per pazza e allora insomma diventa un po' però complicato. Però cerchiamo di mettere insieme i pezzi. La cosa che adesso prima di cominciare poi faccio un'altra parentesi, però la cosa che di cui voglio parlarvi oggi non è solo portarvi cattive notizie, ma anche buone, cioè diciamo l'aver scoperto tutta una serie di cose che, appunto, di cui oggi parliamo, in realtà è un'occasione per migliorare la nostra qualità di vita, non solo nostra, ma anche di chi ci sta intorno e dei nostri bambini, che sono più vulnerabili di noi e sono soprattutto
innocenti, perché non è colpa loro, se si ritrovano nel mondo in cui sono, e quindi ci sono tutta una serie di accorgimenti che possiamo utilizzare per migliorare la nostra vita e no, costruire un mondo migliore per tutti, non solo per chi invece magari sta male, eccetera. Allora, prima di cominciare volevo spiegarvi che cos'è quella cosa lì, cioè, tra le attività che facciamo come associazione, l'associazione fa divulgazione, fa informazione, supporta la ricerca, scientifica. Da poco è finito uno studio, per esempio, sulla microbiota intestinale, insomma, fa diverse attività. Una di queste è anche la divulgazione. Stiamo facendo una raccolta fondi per un fumetto, che è sceneggiato da me e disegnato. Questi bellissimi disegni sono di Margherita Allegri. Che però è una professionista, bravissima, va pagata e quindi stiamo facendo questa raccolta fondi. Visto che, come dire, io vengo qua, come dire, per il piacere di venire pro bono, ecco, se qualcuno, come dire, volesse poi fare un'offerta libera, dare un contributo, è gradito, non è obbligatorio, ecco. Si può, nel caso, se uno volesse dare anche un contributo, come dire, più generoso, ci sono anche delle ricompense indicate qua. Nel senso, uno può preacquistare il fumetto, può acquistare anche degli altri libri, tipo questo. Insomma, per chi fosse interessato, dopo ne parliamo. Ecco, però per dire che l'associazione è dinamica. Tra l'altro, l'associazione italiana fa parte di un gruppo di associazioni europee, e questo gruppo si chiama Europeans for Safe Connections. C'è questo volantino che qua, ESC, quindi è Europei per le connessioni, diciamo, è in inglese ovviamente questo volantino, Europeans for Safe Connections, che è un'associazione ombrello che riunisce le associazioni di categoria, cioè di elettrosensibili o contro l'elettrosmog, a livello europeo. Questo quindi da tutti i paesi. E sono tra l'altro da poco rientrato dal primo raduno. No, organizzato, si chiama S Conference in Germania, ero solo lo scorso fine settimana e stanno facendo le cose molto interessanti, poi insomma magari dopo ne parliamo. Questo così per dire che, ecco, che su questo argomento ci sono associazioni e ci sono studi di cui adesso parliamo. Allora, intanto, bevo, scusate, è caldo. Allora, intanto diciamo, definiamo i campi elettromagnetici, nel senso che diciamo, esistono i campi elettromagnetici naturali, la Terra ha un campo elettromagnetico, che si possono esprimere a seconda dei punti in maniera anche più intensa, quindi ci sono tipicamente i torrenti. I boschi, ci sono in Sardegna ci sono le tombe dei giganti, cioè ci sono dei luoghi no, dove già in tempi preistorici si sapeva che ci sono delle energie particolari, anche particolarmente benefiche. Basta andare, se fa fare un tuffo a Randaragna, insomma, è abbastanza rigenerante. Personalmente io vedo, visto che adesso è un'esperienza personale, però in genere si reputa la patologia una lente di ingrandimento rispetto alla normalità a qualsiasi livello. Quindi se si studia, per esempio, la patologia può essere sia psichica che biologica, però chi sta male rivela i meccanismi, no, del perché si sta male in maniera è più efficace, si vede meglio, in questo senso è definita una lente di ingrandimento. E quindi, per esempio, io vedo come stare, nel mio caso, io ho dei problemi, lo raccontavo prima, adesso a proprio stare davanti a circuiti elettrici, quindi semplicemente stare davanti a un monitor, perché io il computer l'ho messo di là da un muro di 40 centimetri, sto solo davanti a un monitor con mouse e tastiera, un monitor che ha tre filtri di varia natura che però evidentemente non riescono a fermare delle onde medio-basse che io non riesco a misurare con la mia strumentazione, che però il mio corpo sente, e io dopo un'ora di computer comincio a star male. E quindi mi sento proprio completamente spossato. Vado qui su questi monti, faccio 1500 metri di dislivello, cammino 9 ore in mezzo ai faggi, ho l'energia. Quindi
altissima. E Perché ci ricarica la capito? Eh? Certo. Io mi sento esattamente come se vado a fare, adesso io stando a Lizzano, magari vado a fare un tuffo, diciamo, sul Dardagna o al Baricello, però andare a fare un tuffo nel fiume, nel torrente di montagna, cioè esci che hai un'energia formidabile, insomma, poi c'è anche magari l'adrenalina per l'acqua fredda, insomma. Però cioè, è chiaramente evidente come il patrimonio naturale che abbiamo e che avete qui, no? Sia preziosissimo. E che però anche questo, come vedremo, anche questo è minacciato. Allora, quindi i campi questi sono i campi elettromagnetici naturali. Quelli artificiali, diciamo, tendenzialmente nascono con l'elettricità. Perché Tesla, che ha fatto tanti begli esperimenti sull'elettricità, si è devastato la salute a fare i suoi esperimenti. Lo ringraziamo, però l'ha pagata cara. Perché allora l'elettricità, solo per il fatto di esistere, cioè nel momento in cui c'è tensione elettrica, proprio anche in una presa di corrente, genera un campo elettrico, no? Poi, quando questa corrente è utilizzata da una lampadina, da un motore elettrico, no? Da una resistenza, essa genera anche un campo elettromagnetico e un campo elettrico più forte. Ed è il motivo per cui, per esempio, da che ho fatto lo scatto di sensibilità come elettrosensibile, mi hanno cominciato a darmi fastidio il phon, il trapano, la sega elettrica, tutto il mio dispositivo. La sega circolare è quasi da nausea istantanea, se provo a fare un taglio, cioè subito devo scappare via, capito? Sì, il phon non lo uso più, ma si vive benissimo senza il phon, esatto. Cioè, proprio da quando ho avuto 10 anni, basta! Sì. Per cui se devo fare un buco, ho un trapano a mano di quelli vecchi di una volta, bellissimo muratore, uso quello. Però ecco, sì, cioè, quindi i motori, anche, cosa, anche banalmente, so, un decespugliatore, ma anche di quelli a scoppio, per dire, le candele emettono un campo elettromagnetico forte e quindi anche quello non posso usarlo. Invece a batteria sono meglio? Allora, no, non ho misurato l'equivalente motore elettrico, cioè la sega elettrica a scoppio, non ho fatto il confronto diretto con la sega elettrica, a batteria, però ti posso dire che i motori elettrici, che siano quello della bicicletta elettrica a cui ho dovuto rinunciare, anche la bici elettrica, certo. Oppure, ciao. In generale, cioè, i motori elettrici, appunto, che sia il traccio, che sia motore elettrico, che sia motore a scoppio, sempre campi elettromagnetici producono. Infatti, per esempio, c'è una zona famosa in America che è il paese di Green Bank, dove tradizionalmente sono sempre stati proibiti cellulari, wifi e campi magnetici e quindi anche i motori a benzina erano messi diesel perché bisognava proteggere dalle interferenze l'osservatorio astronomico della NASA che c'è lì. E quindi è diventato negli anni, nei decenni, rifugio di elettrosensibili proprio perché era proibito utilizzare questi dispositivi. Poi in realtà, da che negli ultimi anni un po' è cambiata la gestione, insomma, che controllavano, controlla più severamente, insomma, la sorveglianza si è un po' allentata. E anche lì ormai, insomma, un po' di cellulare e wifi si cominciano a vedere anche lì. Ecco. Però questi sono, come dire, i campi elettromagnetici generati da elettricità e motori elettrici, tendenzialmente, o comunque. Un altro discorso, che hanno un vantaggio, tutto sommato, anche se sono molto tossici, che è quello che decadono col quadrato della distanza. Quindi anche per esempio, tendenzialmente basta allontanarsi. Esattamente, le prese di corrente. Le prese di corrente, quindi una buona abitudine è quella di, anche se non è così che siamo stati abituati, è bene non dormire con una presa di corrente vicina. E Ce l'abbiamo ce proprio l'abbiamo tutte sul comodino. dietro. Esatto, anche le prolunghe stese per casa non vanno bene, posto che si possono schermare, nel senso che i cavi elettrici schermati esistono, costano,
perché adesso se costano 100 metri, 400 euro, non so, comunque, cioè, costicchiano, ecco, non sono proprio gratis. Però uno, volendo, può dire, vabbè, io però mi utilizzo cavi e anche prese, ci sono, secondo me, schermate, perché poi e cerco di tenere sana il più possibile la casa. Un altro metodo, ancora più semplice, cioè più economico, è staccare la luce. Solo che dice stacco la luce, ah, poi dopo mi stacco il frigo, oppure stacco la casa. Allora, quello che ho fatto io a casa è quella di ho chiamato l'elettricista e mettere un quadro elettrico aggiuntivo in modo da poter staccare le singole stanze. Così io se sono in una stanza stacco quella, però il frigo resta acceso, oppure se la lavatrice deve andare, benissimo, la lascio andare, sto da un'altra parte e stacco la corrente in quella zona lì. E appunto, è buio, posso utilizzare delle lampade a batteria, oltre che sempre buone candele. Ecco, però per esempio questa è una lampada, pannellissima lampada da campeggio di Decathlon, voglio dire. Che comunque è abbastanza potente e duratura. Io ce le ho un po' più grandi, Sì? una serie, perché comunque le batterie, se ho letto bene, non usano la corrente alternata, ma hanno una corrente continua, quindi non fa gli stessi danni della corrente elettrica alternata. Quindi io avevo questa informazione, per cui io la sera leggo con quelle. Sì. Sì, anche a me questo, per esempio, non danno fastidio, no. Allora, magari, allora forse proprio tenuta vicina vicina, cioè così, cioè a pochi centimetri, però se si sta a ragionevole distanza, insomma, però bisogna stare attenti, per esempio, il 12 volt, un circuito a 12 volt, invece come campo elettromagnetico ne mette di più. Io ho fatto un test per vedere se le lucettine, invece, se aveva senso togliere i LED dalla 220, usare delle lucettine più a voltaggio più basso, in realtà a parità di luce, come campo elettromagnetico è più alto. 12 volte, però Sì. sempre alternata. Sì. Invece con le batterie sono continue, Sì. corrente continua con le batterie, non è la stessa No, cosa. no, lo so, però per dire che uno dice, vabbè, magari è un tentativo che ho fatto, dice, magari è solo questione di potenza. No, è anche una questione che può avere un campo magnetico più forte nel caso di lucette, diciamo, a basso voltaggio. Infatti, per esempio, so, le lucette del presepe sono cattivissime. Così anche come anche i trasformatori di corrente, quelli in genere producono anche quella che viene chiamata elettricità sporca. Anche le batterie dei telefoni sono tre, Sì, che beh, sperdono. esatto. Quindi, insomma, cerchiamo, è bene stare lontani dai trasformatori. Stare lontani, anche non mettere il cellulare in carica di fianco al comodino. Quindi l'ideale è appunto dormire in una stanza senza elettricità e caricare tutto quello che si deve caricare in un'altra stanza. Basta. Cioè, vuol dire, poi non è un grosso sforzo, insomma, è una piccola accortezza di Suoneranno ancora igiene. le sveglie a molla. A molla, esatto. Che però sono abbastanza rumorose. E lo stesso, ecco, quindi questo diciamo per quanto riguarda un po' l'elettricità. Ecco, per esempio, io non ho mai fatto un rilievo sull'auto elettrica, per esempio, che però potrebbe essere abbastanza tossica. E in ogni caso, se volete misurare la situazione nella vostra casa, perché uno dice, vabbè, ok, ma qual è la situazione in casa? Allora, in genere se l'impianto elettrico è moderno, è a norma, non dovreste avere grossi problemi di residui, di campi, di dispersioni di campi elettrici, eccetera. Però, per esempio, io a Lizzano sto in una casa con un vecchissimo impianto e invece ho delle dispersioni molto alte, e con anche magari una messa a terra che non è sicura. Allora, sostanzialmente questo, se volete... Se qualcuno volesse sapere la propria casa, com'è la situazione in casa, perché per esempio a volte magari la vostra casa è a posto, però per esempio a casa mia c'è un vecchio impianto che però porta l'elettricità alla vicina che scorre su un muro esterno, c'è la 380 che passa, quindi se anche io stacco tutta diciamo, l'elettricità dalla camera da letto, però ricevo un residuo attraverso il muro di questo filo che passa tutto intorno, quindi magari in casa siete a posto, ma fuori non è detto.
Allora, questo come dire, costa solo 50 euro, quindi rispetto ad altri dispositivi non costa neanche tanto, e va attaccato a una messa a terra sicura, perché deve avere già questi due punteruoli, il nero attaccato alla messa a terra. Se la messa a terra non è, se uno vuole fare la prova, non si fida di quella di casa, l'alternativa, se avete un giardino, di usare un cacciavite lungo. Io faccio così, un cacciavite lo piantate nel terreno che si è bagnato, perché se secco conduce meno. In teoria la messa a terra dovrebbe andare giù 2 metri per essere fatta bene, però pare che 30 centimetri basti. E poi appunto con un filo lo pinzate e va giù, questo ve lo portate in casa e questo lo attaccate al voltometro. Al voltometro, che è questo dispositivo. Una volta che è attaccato al voltometro, questo attaccato alla messa a terra, tenete in mano, lo mettete qua sulla corrente alterna, su questo V con la corrente continua, e tenete in mano il punteruolo rosso. A quel punto il voltometro vi dice quanto energia elettrica ricevete dall'ambiente. Ok? Quindi uno prese, ricevete l'ambiente, sapendo che diciamo, per stare bene ci sono dei valori che potete trovare, per esempio li ho trovati su questo EMF Center che vi dicevo. Quindi qui per esempio consigliano di stare a, qui dice, non, allora, non più di 0,5 volt per le persone normali, diciamo, per gli elettrosensibili consiglia 0,1, ma altri diciamo, altri studi sull'elettrosensibilità dicono che è bene stare a 0,01, quindi 10 millivolt. Ok? I bambini in teoria in generale sono più fragili di noi, perché hanno tessuti meno spessi, hanno una percentuale di acqua maggiore. Quindi tendenzialmente meno elettricità c'è e meglio è, questo come criterio. Questo è misura in millivolt, quindi diciamo la cosa interessante è che se ricevete più di diciamo 0,1 millivolt, diciamo, ma come faccio? Perché ok, se anche stacco l'energia elettrica, ma ciò per esempio come nel caso di casa mia, ciò comunque, oppure non posso staccare l'energia elettrica, ricevo dell'elettricità in più. Come faccio per abbattere l'energia elettrica che altrimenti si accumula nel mio corpo? La soluzione è fare grounding, cioè mettersi a terra a nostra volta. Quindi ci sono dei dispositivi che sono, per esempio, questa è una cavigliera a strappo, vedete qua, è metallica. Quindi ve la potete legare, ci sono diversi dispositivi, io tipo me la leggo qua così, e poi la attacco qui, magari ci metto anche il calzino sopra perché il velcro dopo un po' non tiene, e a quel punto con la messa a terra vedo, se io faccio la misurazione col voltometro, vedo che vado giù e vado e raggiungo, per esempio qui nella casa di Zano, se prima ero a 1,5, quindi molto alto, riesco a scendere sotto lo 0,1. Oltre alla cavigliera, per esempio, c'è materassini. L'attacchi alla messa a terra. Che Che è quella col la cacciavite. messa a terra, cioè o la messa a terra di casa, quindi questo, scusa, questo, scusate se sì, mi sono perso un pezzo. Questa qui, dall'altra parte, c'è una. Vedete, questo è come se, è il pezzo di una spina, che però, mi raccomando, va messo nel buco centrale. Se no prende la scossa della presa. Se avete una presa di corrente con un impianto sano, a norma, dovete metterla nel foro centrale. Se non vi fidate dell'impianto, magari oppure potete chiamare un elettricista per capire, per una valutazione dell'impianto, potete, se avete un giardino, se piantate cacciavite in giardino e avete un filo collegato col centrale, questo ve lo attaccate qua. No, questo l'ho preparato io. Questo si vengono già pronti. No, l'ho fatto io. Sì, ma questo basta andare in una ferramenta, questo è un coccodrillino, è un filo elettrico.
L'attacchi al centrale. Non doppio, No, singolo, perché, a un. no, perché hai bisogno di un filo solo. Ok. Esistono anche, per esempio, dei materassini, se, questo in carbonio conduttivo, per cui tipo potete usarlo quando siete a letto, da tenere, ci tenete i piedi sopra, oppure siete al tavolino, quindi va bene d'estate, perché potete stare scalzi, d'inverno è meglio stare con la cavigliera, i calzini, le pantofole, no? E quindi anche questo l'ho attaccato, l'ho messo a terra, è scaricato. Io per esempio lo uso stando utilizzando il computer, perché magari tipicamente il computer ci trasmette elettricità, con questo riusciamo a scaricare. Ecco, nessuno mi ha pagato per fare pubblicità a nessuno, però devo dire che tra i vari dispositivi che ho provato, la marca Earthing è specializzata in queste cose. Earthing, cioè, esatto, per esempio ho visto che funziona meglio di altre marche, per dire. Quindi, perché ci sono anche dei tappetini o delle lenzuola che praticamente sono conduttrici perché hanno questa retina metallica in mezzo, però ho visto che un lenzuolo di bassa qualità testa alla mano, in realtà scarica poco. Quindi è solo che un lenzuolo di questa marca costa anche molto di più. Quindi questo è un po' una via di mezzo, non spendi troppo, però sai che funziona, per esempio. Quanto costa più o meno? Oh, non mi ricordo, però potrebbe costare, so, 50 euro, 50 euro. 50, una roba così, insomma. Quindi non è roba economicissima, Però però comodo. esatto, mi ricordo il lenzuolo matrimoniale cominciava a costare 2,50 la coppia, insomma comincia a diventare una cifra, però parlo di cifre di 2 anni fa, adesso non ricordo bene. Quindi questo diciamo è un accorgimento, sono accorgimenti per ridurre l'elettricità. Un'altra cosa interessante per ridurre l'elettricità, per esempio usate il computer portatile, allora andrebbe usato non alimentato. Cioè, perché se il computer è alimentato, riceve energia elettrica, la trasforma e quindi vi beccate, no, l'energia che emana dal computer. Quindi ci sono due possibilità, visto che a un certo punto la batteria si scarica e noi Esatto, dobbiamo continuare a lavorare. Allora, uno è quello di usare intanto una tastierina esterna, quindi non toccare direttamente il portatile, ma passare per una tastierina esterna e mouse. Questo già, come dire, aiuta un bel po'. Questo è un'altra cosina carina che questo ho trovato su un sito americano che si chiama l'SMF. Questa è una presa USB che è collegata a una messa a terra. Ovviamente me l'hanno venduta con la presa americana, io ci ho messo quella. Praticamente questa qui è una messa a terra aggiuntiva, perché il computer portatile dovrebbe avere la sua messa a terra. Però ho visto che se questa l'attacco al computer e la butto a terra, il voltaggio che io ricevo dal computer è inferiore. Quindi, sempre per tenere lontano, scaricare il più possibile, questo è un altro accorgimento, e questo costa poco, insomma. Lo spinotto lì è collegato solo al centro. Certo, sì, chiaramente. È solo proprio, non è che lo metti nella presa, devi metterlo in No, quella. però preferisco, è meglio, secondo me, è più prudente avere. Però è collegato solo al centro, cioè quindi non ha poi due poli collegati. Certo, no, questo è un unico filo collegato al centro. Trovo che sia meglio continuare a usare le classiche prese e spine piuttosto che questo singolo. Metti mai che ci si sbagli foro. Capito? Questo sei sicuro che non ti sbagli il foro. Ok? Comunque va attaccato sempre a quella cosa che hai costruito tu col cacciavite in Oppure giardino. ha un buon impianto elettrico. Se ha un buon impianto elettrico, però dipende che casa avete. Se penso appunto alla casa che è qui a Lizzano, no. Ecco. Allora, in macchina, io ho misurato la mia macchina e un paio di, diciamo, di camper, così. Allora, un po' di campo elettrico in macchina c'è, dipende, che però non si può scaricare tendenzialmente perché. Sì, ci sono le gomme, ma anche i sistemi che c'erano una volta della striscetta che penzolava per terra. In realtà, ho provato anche con l'asfalto, cioè se io mi collego, provo a collegarmi anche solo in terreno secco, non funziona. Se fossimo in mezzo a un prato umido, magari sì, ma se no, no. Quello che può funzionare,
per esempio, ho fatto un test su un camper, è che se il camper, non so se qualcuno di voi ha il camper, però per esempio nel camper ci può essere, c'è un voltaggio elettrico alto, intorno ai 4 volt, tipo se è alimentato, perché il camper rifornisce, a un certo punto va in sosta, a campeggio, si rifornisce con la 220 per ricaricare la batteria. Se si mette a terra il camper, quindi con le classiche pinze, quelle da batteria, se l'attacchi al telaio e poi di nuovo lo butti a terra col cacciavite, butti giù quasi tutti questi 4-5 volt che ricevi dall'alimentazione. Quindi, allora, non so quanti volt si può ricevere dalle auto più di ultima generazione, quelle più moderne, col computer dentro, perché la mia è un'auto del 2013. Grossi campi elettrici dentro non ne ho, non ne ho rilevati, però non so queste nuove le macchine sempre più tecnologiche quanto abbiano, devo ancora fare la prova. Tendenzialmente direi meno roba c'è meglio è, anche perché poi un altro problema, poi adesso lì arriviamo all'altro argomento, l'altro grosso argomento è quello di tutte le radiofrequenze, perché adesso il grosso problema sono quelle, prima ancora perché diciamo dai campi adesso ci sono i campi magnetici, dobbiamo parlare ancora, però ecco, i campi magnetici, oltre a quello che si è detto generati dai motori, un'altra cosa che genera i campi magnetici sono le casse acustiche, per esempio, o le batterie, tipo mia zia c'ha il camper, io non posso usarlo perché c'ha la batteria sotto il sedere che emettono un campo elettromagnetico che è superiore allo 0,1 milligauss dove devo stare io. Anche in macchina ho spostato il bilanciamento dell'autoradio tutto a destra perché la cassa acustica che avrei altrimenti lì di fianco alla gamba mi dà dei valori alti, no? Quindi diciamo star vicino a una cassa acustica non fa tutto sto bene, però sempre meglio la cassa acustica di, per esempio, di un telefono fisso tradizionale fisso che non ovviamente un cordless o un cellulare di cui adesso parliamo. Però si può fare ancora meglio del fisso, cosa che devo fare comunque a casa, perché anche il telefono fisso c'è la cassa acustica, cioè funziona con l'elettricità, quindi il telefono intanto comunque trasmette elettricità, perché funziona, cioè riceve elettricità dal cavo telefonico, quindi è comunque un apparecchio elettrico. Ed è funziona elettricamente e genera un campo elettrico la stessa cassa acustica che c'è nella cornetta, che a me dà fastidio. Quindi per risolvere questa cosa ci sono le cuffie con tecnologia AirTube, si chiamano, cioè a tubo d'aria. Io posso farvi vedere in questo caso degli auricolari. Ma esistono anche le cuffie telefoniche, tipo a casa c'ho quella col microfonino così, questo per gli auricolari, e questa qui praticamente hanno la cassa acustica, è qua, non è qui, in questo modo non hai il campo magnetico dentro l'orecchio, ce l'hai qua, esterno. Sì. E questo qui vede che c'è un tubo d'aria qua. Funziona col stesso principio dello stetoscopio, quindi il suono è leggermente più intubato, però si sente bene. Dove si prendono? Questi si comprano online, perché in genere è difficile che un negozio tipo, non so, Media World abbia, magari sì, però non costano particolarmente, costano più o meno come gli altri, cioè non è una roba, costa comunque 20-30 euro come gli auricolari normali, insomma. Sì. Ormai bisognerebbe pensionarlo, ma io. No, tienilo, perché quelli in più dopo, quelli dopo sono cattivi. Mi dico, perché non c'hai WhatsApp per quel motivo lì, perché non lo voglio cambiare. Si sente a volte, quando uno parla, no? Si sente l'aria uscire da qua ritmicamente alla persona che parla. E quindi è lo stesso principio, solo che in piccolo. Fatto qui dentro. Certo, sì, sì, perché è certo, perché le casse hanno una membrana che sposta, sposta l'aria, crea l'aria. Il principio delle casse acustiche è fisica, è assolutamente fisica. Vai. Dico, uno che io lavoro in ufficio, in comune, sì. Sono circondata da computer e un burka direttino. No, non posso permettermi di comprare quella roba lì, perché
quando vado a casa, praticamente sì, il consiglio è di scaricarsi, insomma, cioè tipo andare a letto con quel base. Sì, allora anche fare la doccia scarica, aiuta molto, sì, anche fare la doccia. Poi certo, tutto, cioè, tutto quello che si può recuperare attraverso quei strumenti lì, cioè quel tipo di tappetino, sì, tipo... quello aiuta. Poi ci sono anche dei documentari dove fa... c'è un documentario che si chiama Earthinged che ti mostra, che ti dice che il sistema di cioè abituarsi a vivere senza elettricità, perché ci siamo evoluti a volte zero, milioni di anni, da creature monocellulari a uomini e donne pluricellulari, perché adesso c'è chi ne ha più di uno, però insomma l'abbiamo fatta senza elettricità, e quindi il nostro corpo è elettromagnetico, le nostre cellule sono creature elettromagnetiche, e quindi diciamo essere sera, scarica tutto quello che ha nel corpo, esatto, vivere, esatto, questo con dire dovrebbe togliere, dovrebbe, poi adesso quindi non posso provarlo con certezza, però pare che dovrebbe ridurre tutta una serie di microinfiammazioni che sono causa poi di tutta una serie di patologie. E poi lì dipende anche dalla sensibilità personale. Io per esempio ho una zia curatrice che è molto più sensibile di me, sente le energie delle persone, cioè dei campi elettromagnetici naturali che io non sento. Le ho fatto provare il grounding e lei sentiva proprio tutta l'energia andare giù dalla gamba che era connessa. Io non la sento, lei lo sente, quindi puoi dire, qualcosa sicuramente fa. Ecco, io vedo che, per esempio, se devo stare davanti al computer, e che comunque mi trasmette, se devo stare in un ambiente carico di elettricità, se scarico duro di più, sto bene, se no, se sto vicino alla presa elettrica, dopo un po' comincio a star male. E, per, se volete misurare i campi magnetici, ci sono diversi dispositivi, questo misura in milligauss, proprio il campo magnetico puro, quindi non il campo elettrico col voltometro, questo è il campo magnetico, misurate anche le calamite con questo, per intenderci, ok? Questo, diciamo, è abbastanza preciso, volete sapere quanto emette un elettrodomestico che usate, o eccetera. Per esempio, una cosa che emette campi elettromagnetici sono le cucine a induzione. Non so se le avete. Le cucine a induzione hanno una, ovviamente, non so se, che tipo di resistenza elettrica sono, però comunque funzionano con l'elettricità. Io l'ho misurato e ho visto che cioè io appunto un ambiente sano dovrebbe essere a 0,1 milligauss, a distanza così da un fornello elettrico acceso 1 avevo beccato 20 milligauss, ok? A induzione. Piastre elettriche non ho ancora avuto modo di misurare, però tendenzialmente sane, più sano il gas, cioè sì, o il fuocherello, il fuoco, vabbè. La stufa. Allora, fortunatamente, allora, diciamo, se c'è la lavatrice evita di starci proprio appiccicato. In generale, per una lavatrice accesa, magari un metro di distanza basta, ecco. Però ecco, la cucina a induzione, stare lì tutto il tempo, stare lì a 2 ore a girare il sugo, anche no. Poi, per carità, abbiamo tutti usato il phon e anche il phon. Anche per dire, il phon ne spara 140 milligauss, capito? Cioè, però il phon dice, vabbè, uso 5 minuti, basta, e poi vado via. E il microonde, microonde. Mi ricordo della cornetta del telefono fisso, cosa hai detto? Anche la cornetta del telefono fisso emette, non mi ricordo se il mio, se erano 4 o 5, mi sembra, milligauss. Meglio il viva voce. Meglio mi viva voce che comunque la cornetta qua, comunque. Però capisco che viva voce, a volte viva voce non funzionano bene, eccetera, eccetera. Quindi, per esempio, io ho preso questa cuffia AirTube, però ho dovuto cambiare telefono fisso, perché non tutti i telefoni fissi hanno l'attacco per una cuffia esterna AirTube, e poi anche lì ci sono un paio di spinotti diversi, quindi bisogna capire, cioè bisognerebbe trovare la cuffia AirTube, che comunque non è gratis, penso che costi sui 60-70 euro. E poi avere il telefono fisso che consenta questo tipo di inserimento della cosa. So che vi sto dando un sacco di notizie. Oddio, quanta roba devo spendere! Poi per me è una necessità perché cioè, sto male e quindi devo fare così.
Poi uno decide, magari intanto prova a sistemare una cosa e poi l'altra. E, domande fin qua? Volevo chiederti di farci vedere come hai fatto quando sei arrivato con quel dispositivo, i livelli, sì, l'intervento interno. Esatto, adesso arriviamo al pezzo grosso. Allora, il pezzo grosso del discorso sono le radiofrequenze, che sono quelle che consentono il funzionamento di tutta la tecnologia smart. Cioè, cordless, cellulari, wifi, bluetooth, tutta sta roba qua. Dici cavoli. Auguri. Allora, vi faccio due... Allora, questo è un rilevatore di radiofrequenze, che misura in uno spettro di radiofrequenze, perché le radiofrequenze vanno dalle basse, dai 50 Hz, che emette anche la corrente elettrica normale, fino ad arrivare ai raggi gamma, ok? Quindi i raggi cosmici, che sono le robe più potenti in assoluto. In mezzo c'è un sacco di onde radio. E, quindi, diciamo, questo prende dai 200 MHz agli 8 GHz. Quindi, per esempio, quindi becca buona parte della roba che ci circonda. Per esempio, questo non becca la fascia di banda più alta del 5G. Il 5G occupa tre fasce di banda, una banda di 900, non so se 700 o 900, se mi ricordo, devo controllare, poi intorno ai 3 GHz, 3,6, e poi 26 GHz, che però tendono a usare un po' meno, anche se sono quelle che consentono la maggiore velocità di informazioni, però sono anche quelle radiofrequenze che sono più fermate, per esempio, dagli alberi, motivo per cui li tagliano. Invece le basse frequenze, le frequenze più basse penetrano di più la materia, per questo sono più pregiate, però anche più difficili da fermare. Cioè più bassa praticamente la frequenza, più difficile fermarla. Infatti, poi adesso poi magari parliamo anche di... Vorrei dire che è più nocivo il 4G del 5G. Allora, il 5G in realtà è su tre frequenze diverse, okay. Per cui in realtà il 5G più basso potrebbe essere più nocivo del 4G, posto che gli studi sul 5G, ce ne sono ancora pochissimi di studi sul 5G, ci sono già stati, è già stato assolutamente acclarato che 2G, 3G e 4G sono tossici, cancerogeni e con tutta una serie di patologie che dopo magari vediamo più nel dettaglio. Il 5G non abbiamo nessun motivo di pensare, cioè, che possa far bene. Ecco. Ci sono degli studi fatti anche in Italia sugli animali? Sì, in particolare in Italia c'è Ramazzini che ha lavorato sul 4G, sul 5 forse qualcosa adesso è uscito, perché l'altro grosso problema anche di questi studi è che, vabbè adesso qui stiamo allargando, però... Intanto gli studi tipicamente utilizzano una frequenza alla volta, cioè si vede l'effetto sui ratti della frequenza a tot gigahertz, per dire, no? Come è stato fatto appunto, uno dei più grossi studi è stato questo del Ramazzini, che ha lavorato sulle emissioni delle antenne per la telefonia, in parallelo a uno studio sempre sui ratti fatto del National Toxicology Program in America, invece sulle emissioni da cellulare, hanno ottenuto praticamente gli stessi risultati. E il problema è che nel mondo reale poi non c'è solo quello, non è che c'è solo una frequenza, c'è un bombardamento di tante frequenze e poi non ci sono solo c'è 2G, 3G, 4G, 5G con le diverse cose, poi dopo ci sono anche gli altri elementi tossici per il nostro corpo, c'è lo stress dovuto agli agenti chimici, c'è lo stress poi anche della vita personale di ciascuno, quindi il nostro corpo in realtà, la tossicità, infatti è anche uno dei grossi problemi proprio per dimostrare la tossicità degli elementi chimici, è che spesso si misura magari la tossicità di un elemento, è molto difficile di misurare la tossicità di una combinazione di elementi, di sostanze chimiche, ma quando noi viviamo in un ambiente inquinato con tante sostanze chimiche, no? Contemporaneamente, e chi soffre di sensibilità chimica multipla lo sa benissimo, che è una sindrome molto simile e va spesso in parallelo a quella dell'elettrosensibilità, e c'hai anche proprio il fuoco incrociato di diverse sostanze chimiche, è proprio la combinazione che è tossica, al di là di quella singola.
Il grosso problema sulle radiofrequenze è che non vengono considerate alla stregua di elementi chimici. Quindi, se un'azienda deve permettere un nuovo dispositivo, cioè un nuovo elemento chimico, prodotto chimico sul mercato, deve eseguire una serie di procedure, accertamenti, per cui garantisce che il prodotto è ragionevolmente sano, non tossico, prima di metterlo sul mercato, questi accertamenti, queste verifiche non sono richieste per le radiofrequenze. Però gli studi ci sono, è da decenni, che intanto lo si sa da, appunto, da Tesla in poi che sta roba fa male, però come dire, già dagli anni 30 ci sono stati i primi studi in Russia, poi dopo negli anni 50 c'erano proprio anche i militari che usavano le bombe elettromagnetiche, cioè si sa, questa cosa si sa, è nota e ci sono sempre più studi, gli studi diciamo più, i ricercatori attualmente più quotati sono Ardel, sono Belpom, poi appunto c'è lo studio dei Ramazzini diretto dalla Belpoggi, c'è il National Toxicology Program che però a cui adesso hanno tagliato i fondi, e cioè come dire, ci sono circa 10.000 studi che dimostrano la tossicità delle radiofrequenze, e il grosso problema qual è? Che poi si entra in questione politica, ma entriamo, restiamo sul dettaglio, che il problema è chi finanzia questi studi? Chi finanzia questi studi? Perché si è visto che il 90% degli studi finanziati dalle compagnie telefoniche ti dice che il 90% degli studi finanziati o con soldi pubblici o con soldi privati ma non delle compagnie telefoniche, come nel caso dei Ramazzini, che sono sostanzialmente sono soldi pubblici di donatori singoli, invece dimostrano che queste cose fanno male. Ora, alla politica arriviamo dopo, restiamo sui dati. Allora, la scienza ci dice che siamo in una, allora, l'unità di misura, le radiofrequenze si misurano in due modi. Uno è il volt su metro, che però è una misura di intensità, diciamo, lineare, puntiforme, come se misurasse una schioppettata, ok? Però noi non siamo dei punti, noi siamo una superficie, quindi un'altra unità di misura che forse anche un po' più ragionevole, su cui è ragionevole misurare, però ci sono le equivalenze, è il watt o il microwatt per metro quadro, quindi misura un'area di una superficie. Ok, allora, diversi studi, ci sono, per esempio uno studio molto famoso è il Bioinitiative Report, ma ce ne sono tanti, diciamo, di riferimento. Comunque, considerate che un ambiente è sano quando siamo non più di 3 microwatt per metro quadro. Andando su nei boschi ho fatto delle foto dove c'è 0,000. Oh, che figata! Bellissimo, no? E l'ho visto, lo tengo lì, lì vai su dalla sega vecchia, l'ho registrato, lì 0,000. Ah, oh, bellissimo. Ecco. Ma anche a Piandivo c'è 0,0, voglio dire. Cioè ci sono nei boschi, soprattutto nelle valli, siamo ancora in posti sani. Allora, a 34 microwatt, questi valori ve li ho segnati nel volantino, che i signori che sono arrivati adesso non hanno, ma glielo si può dare. A 34 microwatt, adesso voi non avete questo dispositivo, però giusto per darvi qualche riferimento, cominciano le alterazioni biologiche, misurate in laboratorio. Io elettrosensibile devo stare appunto a 0, però già se sto a 3 a 4 non mi lamento, ok? Dunque 100 può essere considerato un posto, un limite ragionevole di precauzione per posti a permanenza sotto le 2 ore, quindi tipo un ambiente come può essere una biblioteca, un parco pubblico, una piazza dove uno non è che lavora tutto il giorno, dorme, eccetera, passa, sta un bar, un locale, eccetera, sta un po', sotto 100 è ragionevole, io comincio a star, dopo un po' comincio a star malino, non ci posso stare tanto tempo sotto 100, però è ragionevole, insomma, potrei quasi togliermi i vestiti schermanti, ecco. Però poi a 1000, già qui si accende la lucetta rossa extreme. A 2000 è il limite minimo accertato per l'insorgenza di leucemia nei bambini. Ci sono degli studi già degli anni 90, eccetera. E qui fuori, misurato adesso,
qui fuori, siamo in vista dell'antenna per la telefonia che c'è qui sopra. Giallo, esatto, qui all'esterno si va dai 6.000 ai 13.000. Ok. Quindi se vai al bar centrale probabilmente è meno impattante perché stai sotto e non di fronte. Dipende quanti cellulari ci sono, sì. Allora, questa è un'altra cosa importante da dire. Allora, c'è il effetto ombrello sì, effetto ombrello no, delle antenne per la telefonia. Allora, sì, c'è l'effetto ombrello, nel senso che se un'antenna è lassù a 20 metri, come nel caso in questo, quindi se io devo misurare da terra un'antenna che è lassù a 20 metri, su un palo o su un condominio, se io ci sono sotto, ricevo meno che se non sono a distanza, ok? Perché, diciamo, tendenzialmente spara un po', sono due coni che divergono così, e quindi, diciamo, per certi versi, più lontani si è, ovviamente entro certi limiti, più ti becchi in faccia le radiofrequenze. Però questo non significa che avere un'antenna sul tetto di casa faccia bene, perché intanto noi non abbiamo, intanto ho visto anche sotto un palo di 20 metri, comunque abbiamo dei valori tossici in ogni caso. E poi, per esempio, anche quell'antenna che c'è lì, non è 20 metri a partire dal tetto. È poco sopra il tetto. Quindi quello che è stato dimostrato che ci si ammala in proporzione alla vicinanza all'attico. Perché comunque, lascia pure che se non sei proprio, non ce l'hai, certo, se ce l'hai in faccia, ancora peggio. Ma in ogni caso, più ti avvicini alla cella, più tossico è l'appartamento, cioè c'è poco da fare. Ecco. Infatti la presenza di antenne è una delle cause, insieme all'uso diciamo intensivo del cellulare, che innescano la malattia, l'elettrosensibilità, ma anche i tumori, per esempio. Ecco, quindi si va, diciamo, per principio di accumulo o di sovraesposizione. Poi dopo magari entriamo meglio anche su questa cosa qua. Vai. Rispetto all'antenna, se tu abiti di fronte, tipo come a casa mia, prega di essere lontanissimo. Ogni quanto tot si smorza l'effetto? Allora, tipo quelli pali, allora, c'è 5 fili, devi stare a 3 km comunque di distanza. Sì. Allora, esattamente quanto sia il decadimento in termini di metri non lo so, okay. Però il problema è che le antenne non sono tutte uguali. Perché ci sono delle antenne che sparano molto di più e delle antenne che sparano molto di meno. Ci sono antenne piene, zeppe così, di celle, e poi anche le celle dipende quanto sparano. Ed è uno dei problemi che, per esempio, abbiamo, qui apro e chiudo l'argomento, rispetto alla legislazione. Perché noi in Italia avevamo, fino a una dozzina di anni fa, una delle leggi più restrittive in Europa, che diceva che le emissioni dovevano superare i 6 volt su metro calcolati come media nei 6 minuti, perché 6 minuti è il tempo biologico che il corpo ha per riprendersi da, diciamo, la botta elettromagnetica, diciamo. Quindi, diciamo, non si deve andare oltre 6 minuti, scientificamente parlando. Comunque, tanto per intenderci, i 2000 microwatt per metro quadro, che sono il limite minimo riscontrato per le sorgenze delle leucemie, sapete quanto è in volt su metro? 0,87, se mi ricordo bene. Controllo, 0,87, altro che 6. Quindi, cioè, bisogna stare molto più bassi già dei 6 volt su metro. Ma oggi ci baceremmo i gomiti se ci fosse 6 volt su metro sui 6 minuti, perché una dozzina d'anni fa, 2013 mi sembra, c'è stato un aggiramento della legge per cui hanno detto i 6 volt su metro non sono più calcolati sui 6 minuti, ma sulla media delle 24 ore. Che significa? Bastardi! Significa che ovviamente si può sparare di più di giorno e si recupera di notte. E intanto così di giorno si spara. Con l'ultimo, però ci sono, però poi cosa è successo? Che nel 2018 c'è stata l'asta per la vendita delle emissioni, delle radiofrequenze, degli slot, diciamo, di frequenza per il 5G, che è stato, tra l'altro, il 5G è stato approvato a livello europeo, senza nessuna richiesta di analisi di tossicità, nessuno gliel'ha chiesto, anzi, mi sembra di ricordare che nemmeno
l'ANG a cui l'OMS e la Comunità Europea si riferiscono, che è l'ICNIRP, che però è pagata alle compagnie telefoniche, nemmeno quella è stata consultata. Cioè il 5G è stato messo avanti proprio così, via, avanti tutta senza nessun riferimento. Nel 2018 lo Stato, per vendere queste frequenze, ha dovuto fare un cambio di decoder, non so se vi ricordate, ci hanno chiesto un ultimo cambio di decoder per la TV, perché? Perché dovevano liberare le frequenze per darle alle compagnie telefoniche. Lo Stato ha incassato 6 miliardi e mezzo. Adesso le compagnie telefoniche vogliono qualcosa in cambio. Cioè vogliono avere la possibilità di... Poi non solo le compagnie telefoniche, il 5G serve anche, se non soprattutto, ai militari. Ricordiamocelo. Ecco, quindi. Allora, loro vogliono, per avere il 5G su tutto il territorio, avrebbero dovuto piantare un sacco di antenne, una miriade di antenne ogni 200 metri, dovevano attaccarle a tutti i vari lampioni stradali, eccetera, eccetera. Un lavoro che hanno, poi si sono resi conto, sarebbe stato estremamente costoso, cioè avrebbe costato, non so se altro, 3-4 miliardi in più per le manutenzioni, per l'installazione, per tutte queste robe qua. Allora, per ovviare a questa cosa, ho detto, caro governo, ci lasciate aumentare le emissioni così noi utilizziamo le antenne che abbiamo o ne installiamo poche di più e spariamo di più e otteniamo lo stesso risultato, posto che Confindustria e le altre varie associazioni tecniche di categoria avevano detto che per l'utilizzo del 5G non c'era nessun bisogno di alzare le emissioni attuali, che erano a 6 volt su metro nella media delle 24 ore. Nonostante questo, a dicembre è passata la legge per cui dal 30 aprile di quest'anno le emissioni possono arrivare a 15 volt su metro. Sempre nella media delle 24 ore. Poi la scusa è, ma in Europa c'è il limite di, in molti paesi c'è il limite di 61, però sui 6 volt, sui 6 minuti. Quindi io non so se cosa è meglio, cosa è peggio. Allora, sicuramente in questo momento non vorrei trovarmi in Svezia, dove pare che nella piazza di Stoccolma ci siano dei valori esagerati. Però in ogni caso, voglio dire, non è che se c'è qualcuno che fa peggio, allora anche noi, cioè, dobbiamo fare altrettanto. Però volevo darvi qualche cifra, perché per esempio, se siamo in vista di un'antenna, ed è facilissimo, adesso qui in montagna sono un po' più lontanine, a parte questa, no? Però in città, se vedi un'antenna a meno di 2000, non ti becchi, se sei fortunato. Non ti becchi. Io ho beccato, per esempio, in un parco pubblico a San Lazzaro, ho beccato tranquillamente dai 5.000 ai 93.000. Di fronte alle nuove scuole che hanno fatto, addirittura di antenne ce ne sono due, perché ci sono anche i campi sportivi, adesso metto le antenne sui campi sportivi, all'entrata della scuola, quando sono andato a votare, c'era 151.000. Dentro l'aula, finestre aperte, 49.000, cioè significa che i bambini vanno lì e tutto il giorno si beccano 49.000 fisso se c'ha le finestre aperte, con le finestre chiuse in genere un po' meglio, però poi magari dentro c'hai wifi, cellulare, eccetera, eccetera. Wifi stessa cosa, se sei in vista di un wifi qualche mila te lo becchi. Se negli ospedali dove c'è un wifi ogni 7 metri, non si capisce perché è completamente cablato, negli ospedali, come niente, ti becchi 3.000, 4.000, 7.000, cioè... Se sei in degenza lì, ti ammali... Sì, io sono stato ricoverato, cioè sono andato al pronto soccorso, quindi ho fatto una notte, ho fatto 12 ore in ospedale, o 15, quello che erano, a gennaio, meno male che avevo appena comprato una retina schermante, questa qua, che per me, dopo magari parliamo di vestiti schermanti, che almeno mi protegge la faccia, e sono uscito storto. Però sono uscito. Sì, vabbè, dopo lo facciamo vedere i vestiti schermanti. Adesso. Sì. Ma volevo folliere un po' i numeri. Dispositivi Bluetooth. Ormai sono ovunque. È difficile trovare una lavatrice senza il Wi-Fi o senza Bluetooth. È difficile trovare una radiolina. Una radiolina. Senza le casse acustiche. Difficilissimo trovare qualcosa che non abbia Bluetooth. In macchina. Gli auricolari. Le cuffie. Cuffie Bluetooth sparano 70.000 fisse. Sì, quelle senza cavo 70.000. Ma li usano anche per i dispositivi medici. Allora, mio zio, 75 anni, ha un problema acustico, però lui suona
lui si riceve, era 23.000 fisso, eccetera. Poi ha detto, io così, io torno a suonare, torno a vivere, posso suonare, ho 75 anni, lasciami godere, i miei ultimi anni, fammi suonare, continuare a suonare. Ma l'ho visto, un dispositivo così che ho misurato, anche quello era, non so se era 11.000, 20.000 fisso, l'ho visto in un asilo a un bambino di 2 anni. Sordo da un orecchio, gli hanno installato questo dispositivo connesso con una presa dentro al cervello. Mi dico, ma il pediatra sta roba non la sa? Probabilmente no. È lo stesso una bambina di 5 anni col diabete, che sicuramente tenere il diabete sotto controllo con 2 dispositivi Bluetooth connesso al cellulare ha un controllo in tempo reale fantastico, però sta bambina si becca 11.000, 5.000 più le radiazioni del cellulare, di cui non abbiamo ancora parlato, costantemente giorno e notte. Io gli ho detto, allora ho provato a dire alla maestra, perché ultimamente faccio le supplenze negli asili, quindi vedo queste cose qua, e dico, ma magari lo diciamo, ma gli ho detto, ma la bambina rischia la leucemia o l'elettrosensibilità, e se diventa elettrosensibile da bambina, non si può nemmeno consolare col cioccolato perché è diabetica. Cioè, dico, ma lo sa questa bambina? Ah, se dici alla mamma che la bambina rischia la leucemia, ti sbrana. Dico, va bene, allora diciamolo al pediatra, così almeno sbrana lui, non lo so. Cioè, purtroppo, magari non c'è, è comunque il remedio migliore, non lo so. Ste punturine per la glicemia magari non sono così affidabili, sono un disastro anche quella, sono una tortura anche quella, sicuramente. Quello che è. Però, tra l'altro c'è anche un diabete di terzo tipo indotto dalle radiazioni elettromagnetiche. Uno degli altri effetti di campi elettromagnetici è che ci si può ammalare anche di diabete, e si chiama un diabete di tipo 3, perché il diabete, cioè l'1 e il 2 sono uno, quello che riceve la nascita, quello che becchi, diciamo, in anzianità, ma il terzo tipo è di questo tipo qua. Cioè c'è ancora molta ignoranza su queste cose. In più il cellulare, che è la cosa purtroppo più invasiva che abbiamo, perché un cellulare tipicamente solo per il fatto di essere acceso e comunicare con l'antenna, se no non sarebbe reperibile, lui spara. Soprattutto nel caso di smartwatch, di smartphone, che hanno anche il traffico dati, perché diciamo il vecchio telefonino, non smart, quello lì, in chiamata è cattivo quanto quegli altri, diciamo. Però non ha tutto il traffico dati tipico delle notifiche, delle varie chat, eccetera, eccetera. Esatto, quando sta lì fermo. Esatto. Allora, ogni tanto però si collega anche lui. Io ho fatto un confronto delle due, sono meglio questi che non gli smartphone, come cosa. Però solo per il fatto di collegarsi, lui spara e può arrivare fino a 3 milioni. Ok? Che diventano costanti in caso di chiamata. Una chiamata in viva voce, quindi a 30 centimetri, almeno misurato dal mio telefono, poi dipende anche da telefoni, perché non sono tutti uguali, a questa distanza qua, 170.000. Quindi a un metro almeno. Sì, ma poi, sì, ma a un metro comunque ti becchi 1.000, cioè non è che non ti becchi, quindi è comunque roba cancerogena, comunque. Più lontana è, meglio è. Io ho provato anche a utilizzare, ho provato delle prolunghe di 8 metri per vedere se potevo fare una telefonata a 8 metri, però le prolunghe non funzionavano bene, insomma. Cioè, allora, tendenzialmente la cosa migliore sul cellulare è quella di... Io ce l'ho ancora il cellulare, non l'ho buttato, perché ogni tanto capisco che sia comodo, ok? Però i rimedi ci sono, cioè, innanzitutto utilizzare tutte il più possibile le chat, utilizzarle su computer collegato via cavo, non via wifi. Tutti i vari WhatsApp, Telegram, i social, le mail, sono tutte utilizzabili da computer. Però si possono utilizzare anche offline sul telefono, cioè soprattutto WhatsApp, Telegram, visto che mi dà un pochino più, è più rognosetto Telegram da usare. Cioè, il cellulare, se lo teniamo offline, io lo devo tenere offline perché sennò sto male, modalità aereo, posto che non sia tipo un iPhone 11 o 13, perché l'iPhone 13, io ho misurato quelli, quindi immagino anche il 12, anche da spento spara. Forse è il sistema per trova cellulare, su benio, però... Se è attivo, è
spento, quindi. Eh no, ma ti, ecco, forse bisogna attivare. Comunque, io ce l'ho disattivato, ce l'ho perdo. Appunto. Però insomma, io ho provato, ho chiesto degli amici che avevano l'11 e il 13, di spegnere il cellulare, continuava a sparare. Allora. Io non dovevo venire oggi. No, poi arrivano le buone notizie, non ti preoccupare, arrivano le buone notizie. Ma qua dentro quanto c'è? Allora, qua dentro adesso vediamo. Allora, adesso il vantaggio qua è che adesso abbiamo i telefoni spenti. Sì, sì. Allora, qui siamo messi abbastanza bene perché siamo intorno ai 20, 30, quindi qua è abbastanza basso. Microwatt metro quadro, quindi siamo ancora, diciamo, abbastanza sani. Infatti qui la lucetta, vedete che è gialla, dice moderato, cioè non è sano, sano sarebbe, come vi dicevo, sotto i 3, proprio il posto sano, che dici, ah, ok. Qui, no, ma becchiamo poi dopo. Allora, questo è un dispositivo acustico. Allora, qui c'è il fischio che è l'antenna, probabilmente è l'antenna che ce l'ha. Ecco. E poi si sente anche un gracchio, un po' trrr, una roba così, che deve essere probabilmente un wifi che c'è di là e che un po' arriva. Quindi non è... però questa, diciamo, è ancora sono dei valori ancora abbastanza ragionevoli, diciamo. Non sanissimi, ma ragionevoli. Allora, questo, diciamo, se sto sotto i 30, tendenzialmente io posso stare, cioè quasi ancora non me ne accorgo, diciamo. Però già 60, 100, io dopo 4-5 ore comincio a sentire. Poi dipende se quanto sono vestito schermato oppure no. Questo è un altro. Adesso sono schermato, sì. Però, sì, esatto. Adesso poi parliamo dei vestiti schermati. Però appunto, se qualcuno volesse fare una prova, possiamo misurare al volo. Facciamo la prova. Proviamo un cellulare. Adesso è spento. No. No, accendiamone uno magari. Che basta, basta. Sì, sì, possiamo provare a accenderli tutti. Proviamo a accenderli tutti. Lascia da spento e mette questo. No, questo no. Questo no. È già positivo. Questo no. Vediamo. Ma se no, anche questo. Proviamo adesso a togliere l'aeroplano, proviamo a togliere tutti gli aeroplani. No, proviamo a accenderli. All'inizio ci sarà un picco, perché sicuramente, perché quando si accende tutti cercheranno campo. Questo aspetta, perché questo è un ultimo modello. No. No. Non direi. Il gracchetto è il wifi. Ok. Quello che è di là. Poi adesso, se proviamo a accendere adesso. Sì, dai, proviamo. Adesso dobbiamo prenderci un po' di tempo. Sì, sì. Per esempio, qui, guarda, qui sono arrivato a 65.000, ma non è anche tanto, 100, 115, ecco, guarda, è arrivato il 3 milioni. Eccolo là. 3 milioni? Ce n'è anche uno, ce ne manca il mio. Sì. Qui tiene in memoria il picco più alto. Questo ha contatto con la pelle. Questo non è arrivato a 3 milioni, però comunque basta avanza, siamo 772 come picco massimo, vediamo, forse dipende anche dalla posizione. Questo è un po' più gentile di altri. Poi mi dice di trovare là dei boschi. 1.500, qui siamo arrivati quasi 2 milioni, infatti adesso comincio. Spegniamo. Ecco, per esempio adesso, per esempio, così. 3 milioni a contatto con la pelle. A contatto con la pelle, un cellulare in chiamata, quindi un cellulare così, o anche che si comunica con l'antenna tenuto in tasca, arriva fino a 3 milioni. Poi dipende, alcuni 2, alcuni 1, alcuni 700.000. Adesso, per esempio, in questo momento io sto beccando, ho beccato da un picco di 33.000, poi 3.000, 2.000, perché poi ovviamente il segnale non è costante, c'è cioè che a un certo punto si collega, eccetera, eccetera. Quindi per dire che... Sì, 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 certo. Basta spegnerlo, non so, mezz'ora. Ecco. Quindi ecco, sì, torniamo a spegnere, per favore. Sì. Tu non senti niente. No, allora, lì prima l'ho sentito, questo qua acceso, quando, cioè, stare vicino ai 3 milioni, sparata costante, ho già sentito la nausea nel giro di pochi secondi. Sì. Sì, certo. Subito, mamma mia. Allora. Questo, bisogna vedere se questo qui...
No, questo probabilmente bisogna vedere quanta roba c'è spenta. Però secondo me non dovrebbe sparare roba grossa, perché in genere. Bisogna capire. È tutto spento? Questo com'è? Questa è modalità aereo pure. Ma spento? No, questo dovrebbe essere abbastanza. No, aereo viene che sei offline, quindi non recepisci no, niente, no. Però il telefono è acceso comunque. Francesco. Certo. E le paleoliche? Ah. Le paleoliche. Questo. Questo. No, non dovrebbe essere. No, quelli. Io ho visto quelli. Allora, gli iPhone tipicamente emettono parecchio più di altri quando sono attivi. Motivo per cui, per esempio, io forse avevo all'epoca l'iPhone 4 che ho regalato al Gigius. perché emettono, cioè in utilizzo, hanno un indice SAR, viene chiamata, che è un indice di assorbimento rispetto al corpo, emettono di più di altri, per esempio, come so, io ho trovato un modello Samsung, ma ci sono altri modelli, che emettono meno quando sono in utilizzo. Cioè, tipicamente iPhone spara più di altri quando utilizzato, tradizionalmente, almeno fino al 7. Poi non so. Spara meno del solito. Questo, sì, perché ci sono dei modelli che sono, cioè, l'unico valore, diciamo, di riferimento per l'acquisto degli smartphone è quello che mi ha chiamato l'indice SAR di assorbimento corporeo, cioè vedono quanto un cellulare utilizzato viene scalda un manichino cioè viene assorbito da un tessuto o simile organico, eccetera. Quindi sostanzialmente ci sono dei modelli, cioè che hanno, quindi modelli che hanno un indice SAR più basso, significa che quando in utilizzo emettono meno rispetto a quelli con un indice SAR alto. Io mi ricordo che quando qualche anno fa, prima di afferrare comunque questo scatto di sensibilità, ma sapevo di essere debolmente elettrosensibile perché io un cellulare all'orecchio non ero mai riuscito a tenerlo, mi ero reso conto, il mio primo smartphone, avevo acquistato un iPhone, poi ho visto che quello che metteva, ho detto no, aspetta, lo regalo, e mi sono comprato il modello più schermato della Samsung, che era 5 volte meno impattante di iPhone all'epoca. Poi non so se adesso iPhone sia, come dire, si sia adeguato e sia un po' corso ai ripari. Però, insomma, la politica di tipicamente, cioè in generale, insomma. Però per esempio, anche sugli smartwatch, ci sono degli smartwatch che addirittura non riesci a spegnerli. Gli smartwatch possono andare dai 7 ai 70.000, per esempio, l'Apple Watch lo spegni. Altri più piccoli magari non emettono 60.000 o 65.000 come l'Apple Watch, magari emettono 7.000, ma non lo riesci a spegnere. E deve buttarvi. Cioè, siamo inventati da Terminator. Cioè, cioè nel senso Ugo Mattei, non so se lo conosci. Sì, non personalmente, però insomma. Sì, nel senso ha fatto tutte quelle conferenze prima del 2020 contro la smart tecnologia, sì. Proprio per questi motivi. Qua diceva non comprate niente di smart, perché tutto, a parte che ti guardano, ti ascoltano, ti fotografano. Esatto, e quello è un altro problema politico, esatto. Esatto, mi lasciamo perdere quello. E poi emettono delle onde elettromagnetiche molto. Sostanzialmente tutta la tecnologia smart è tossica, punto. Non è che. No, tendenzialmente tutta la tecnologia smart va evitata. Esatto. Punto. Ora, il problema è che se possiamo in casa nostra, cioè poi anche in casa nostra, fino a un certo punto, perché possiamo evitare i dispositivi che usiamo noi, ma se è vicino al wifi acceso, come facciamo? Allora, bisogna poi. Il wifi protetto è tutta roba che ti becchi. Certo, è tutta roba che ti becchi. Esattamente. Motivo per cui, per esempio, io quando sono dovuto andare per promuovere il fumetto, sono andato 2 giorni alla Fiera del Fumetto di Milano, che era Busto Arsizio, per vedere, di trovare insomma un po' di donatori, eccetera. Però dico, dove stai? Perché già stare in fiera, ero col tutone schermante, la retina, sembravo un alieno, infatti ero in mezzo a tutti i cosplayer, no? Vestiti da mostre, alieni, eccetera, la gente si spaventava vedendo me, dico,
Ed ero tra l'altro l'unico che aveva davvero un superpotere, perché gli altri erano vestiti da supereroi, ma quello che c'era il superpotere ero io. Allora gli ho chiesto, dico, almeno lì, dico, c'è una mia amica che abita lì, allora gli ho chiesto, senti, ma aspetta, ho chiesto, magari mi può ospitare, però immaginavo, aspetta, ce l'hai un garage? Ho detto, sì, ce l'ho il garage, bene, mi puoi ospitare in garage? Ho detto, ma sei sicuro? Sì, ti prego, il garage. Infatti, casa sua era al quinto piano, aveva 400, 600 micro, e dopo, ovviamente, a cena vai, dopo due ore, ero lì che stavo, cominciavo, avevo la nausea, il garage, due micro, stavo da Dio in garage. col mio materassino, c'era anche la fontanella subito fuori. No, non avevo neanche bisogno della tendina, era due micro, ma posto sano, benissimo. Francesco, sì. Allora, un'automobile con 4-5 persone, tutte con lo smartphone acceso, gabbia di Faraday, che succede quando si aiuto. Aiuto. Io viaggio da solo. Aiuto. Il problema è che se chiedi alle persone di spegnerlo, ti guardano malissimo. Allora. E non lo vogliono. Ah, lo so bene. Questo si entra. Allora, altra cosa, ragazzi, sì, allora, adesso arriviamo su questa cosa qua. Sì, sì, adesso arriviamo alle cose positive, arriviamo alle cose positive. Allora, no, il telefono cellulare, no, vi dico questo. Allora, il telefono cellulare ovviamente non solo va tenuto tendenzialmente spento, ma soprattutto non va utilizzato durante i viaggi, perché durante i viaggi il cellulare si connette costantemente ad antenne diverse e quindi la ricerca del segnale è particolarmente intensa. Esattamente come, per esempio, è bene, cioè, tra virgolette, lì non sai dove prendere, perché se il cellulare lo usi in un posto dove c'è poco campo, dici sei più protetto perché c'è poco campo, però poi il cellulare quando lo usi spara di più per connettersi. Quindi delle due è meglio usarlo vicino alla finestra che non lontano dalla finestra, perché tipicamente vicino alla finestra prende meglio. Però se stai vicino alla finestra ti becchi anche di più quello che viene dall'esterno, ma visto che il cellulare è comunque la roba più tossica che abbiamo tra le mani, delle due forse meglio non far sparare troppo il cellulare. La cosa ideale sarebbe comunque il buon vecchio telefono fisso, tendenzialmente. Ok? Ora, poi dopo arriviamo al discorso anche psicologico, perché si va a centrare uno dei punti fondamentali. La cosa interessante di come... Io mi sono dovuto inventare un modo di usare il cellulare. Cioè, io come lo uso? Lo tengo in aeroplano. Ogni due ore, tre ore, mezza giornata... No? Quando proprio ho bisogno, lo accendo, scappo, mi allontano, no, faccio così, no, anche alla COP, tipo, non so, l'appoggio su uno scaffale del supermercato, poi vado via, e lui scarica, quindi riceve le notifiche di chiamata, i messaggi, eccetera, torno, zompo, lo rispengo, sì, sì, ma resto in vista, insomma, non è che faccio il giro. Però sì, sì, oppure lo metto su un muretto, cose così, e a quel punto, una volta che è offline, posso benissimo rispondere a WhatsApp, a quello che devo, ai messaggi, anche ai vocali, stessa roba, posso sia ascoltarli che sentirli, che registrarli. Una volta che ho fatto, stessa cosa, lo riappoggio, lo riattacco, me ne vado e lui è in via. Quindi tutto in aereo? Sempre in aereo. Se proprio devo fare una telefonata, la faccio telegrafica. Ah, anzi, se posso devo mangiare un messaggio vocale. Se proprio devo fare una telefonata urgente, tipo capita di che ci sia l'umanità da salvare, no? Ogni tanto. E quindi, no, nemmeno, viva voce, perché comunque cerco di starci più lontano possibile. Una cosa che si può fare, quindi più corta possibile, e ci sono anche dei tessuti schermanti. Quindi sia in cui avvolgersi, poi adesso ne parliamo, ma in cui anche avvolgere il telefono. Per esempio, adesso questa, ci sono sia delle bustine apposta che si possono comprare, questo è un ritaglio, stessa stoffa di questi pantaloni. Visto che non trovavo un paio di perché non c'è molta scelta sui vestiti schermanti, allora per avere un paio di Bermuda ho preso un paio lungo e poi l'ho tagliato. Ma quanto costano per curiosità? Sì, sì. Adesso il pantalone non mi ricordo se costi, ma è un centello, sì, perché costa tanta la maglietta. Poi dipende cosa compri, però per esempio anche solo, poi non sono tutti uguali, ci sono schermi di più, che schermi di meno, adesso poi ne parliamo, però anche solo il cellulare avvolto qui dentro, o avvolto anche dentro un cappello schermo, cioè anche il berrettino da pescatore, eccetera, già messo qui dentro, lui comunque comunica, già si ragiona. Anche la pentola d'acciaio,
Anche la pentola, beh, tutto ciò che metti di una volta, però lì non comunica più, cioè tu lo metti in una pentola d'acciaio che deve essere spessa più di un tono, cioè, il telefono è bloccato, la pressione, non prende più niente, tipo la schiscetta. Sì, proprio quelle, però dipende da che materiale che metti, che è, e non hai più campo, però, cioè non riesci esatto. Però è un buon metodo. Però per esempio, allora, la tecnologia per schermare c'è, per esempio ci sono delle bustine, sia per computer sia per computer portatili, sia che per cellulari, si trovano su un sito americano che si chiama Defender Shield, quello scherma su tutte le bande di radio, quindi sia le basse che le alte, scherma completamente, immagino che il cellulare non prenda, però quella è anche una roba anti-hackeraggio, cioè qui chi vuole evitare, capito, che ti trovino o che hackerano il tuo cellulare, vuoi averlo completamente al sicuro, perché non ci si può. Una volta si poteva togliere la batteria del cellulare, adesso non più. Capito? E quindi, scusa, dicevi avevi la mano alzata? Vai. Sì, però spara meno. Sì, riduce, è un filtro, perché è una gabbia di Faraday, è un tessuto con dentro del metallo, e quindi non scherma completamente. Se schermasse completamente non prenderebbe il cellulare. Ma visto che non scherma completamente, almeno riduci un po'. Quindi se uno deve usarlo dentro una roba così, filtra e insomma si ragiona un po' di più. Ecco. Ok. Poi, altre domande? Sì. Mi fai rivedere le cuffie? Sì. Ok, va bene. Sì, sì. Esatto, questa comunque è schermante. Allora, ecco, apriamo un discorso prima della psicologia, che è importante arrivarci. Materiali schermanti. Perché, appunto, l'elettrosensibile ne ha necessità. Però il consiglio che vi do è quello di prevenire piuttosto che curare. Perché? Allora, io ve la racconto con una metafora, nel senso che io l'ho capita così, però per spiegare il principio dell'accumulo e della sovraesposizione. Cioè, è come se dentro di noi, ciascuno di noi nascesse con un bicchiere. C'è chi l'ha grande, c'è chi l'ha stretto, chi l'ha largo, chi l'ha grande, chi l'ha piccolo, chi l'ha largo, chi l'ha stretto. E ogni giorno questo bicchiere, già i bambini, già prima ancora di nascere, perché già dal concepimento i nostri bambini ricevono radiazioni dal cellulare della mamma, dal wifi che usa la mamma, eccetera, eccetera. Da quello che c'è intorno. Ora, quando il bicchiere, goccia dopo goccia, giorno dopo giorno, anno dopo anno, si riempie e raggiunge il colmo, ci ammaliamo, irreversibilmente, tendenzialmente. Allora, può essere un tumore, un mio collega regista si è preso un cancro al cervello dopo 6 anni di realtà virtuale, per esempio, può essere uno che faccia lo scatto di sensibilità e diventa elettrosensibile. Il problema è che nessuno sa quanto è grande il proprio bicchiere, né quanto è pieno. Questo è il problema. Noi non sappiamo a che punto siamo. Sappiamo che i cellulari sono in giro da ormai quasi 20 anni e il fondo elettromagnetico, i dati sono che il fondo elettromagnetico in cui viviamo dal 1940 al 2010, e poi dal 2010 in poi è stato esponenziale, però solo fino al 2010 è aumentato di 1 miliardo, 2 miliardi di volte, è 10 alla 18esima. Noi siamo nati a volte, siamo evoluti a volte zero, cioè senza niente di sta roba qua. Quindi siamo dentro una bomba che sta per esplodere, si sta parlando di prossima epidemia di malattie di varia natura. Una delle cose che pare proprio sia legata all'inquinamento elettromagnetico è l'autismo, che sta alzando, insomma, ormai un bambino su 40. Quello è un altro discorso ancora, certo, sì, sì, poi ci sono i metalli pesanti, eccetera, eccetera. Ma anche solo, ma quello si torna al discorso della combinazione tra elettromagnetismo e roba chimica, capito? Però adesso, senza stare anche a prendere in mezzo la chimica, anche solo quello è una delle questioni. Quindi il problema è che noi non sappiamo fra quanto ci ammaleremo. È come con gli hard disk. No, la differenza, dicevo, informatico, gli hard disk si dividono tra quelli che si rompono prima e quelli che si rompono dopo. Allora, certo, uno col fumo diceva, ho parlato l'altro giorno, domenica scorsa, ho intervistato Fiorella Belpoggi, che è appunto questa
emerita tossicologa, no? È la nostra scienziata di riferimento, e lei ha studiato tanta roba chimica prima di studiare le onde elettromagnetiche. E lei diceva tipicamente la nostra reazione alle sostanze tossiche copre più o meno la curva di Gauss, quindi c'è una piccola fetta della popolazione, che poi non è così piccola, che è molto sensibile alla tossicità di una sostanza. Poi c'è una grossa fetta della popolazione che è mediamente sensibile, quindi magari, per esempio, nel caso di tumore, arriva a malarsi non a 30 anni, ma a 65 o a 70. Poi c'è il nonno robustissimo che fuma tutta la vita e a 90 anni non si è ancora preso niente. Oh, cioè, è una piccola fetta, ok? Noi elettrosensibili... Una piccola ricerca sul discorso del fumo? Sì. Sì, sì. No, noi elettrosensibili però, che siamo, come dire, la fascia debole, quindi siamo all'inizio della curva di Gauss, diciamo, siamo stimati nel 4% della popolazione, che comunque significa che in Europa sono 18 milioni, di cui circa il 10% gravi, cioè messi come me o coi superpoteri, che sono quindi 1,8 milioni. Superpotere significa, cioè per me, io sono già al primo livello di disabilità. Perché nel momento in cui non posso stare in un posto a lungo perché sto male, non posso usare il computer, eccetera, eccetera, sono di fatto un disabile clandestino, perché poi l'elettrosensibilità non è ancora riconosciuta e quindi sono tutti cavoli miei. Però il... cos'è che volevo dire? Ho perso il filo? Sì, ecco, l'elettrosensibilità, dicevo, si va... L'elettrosensibilità, diciamo, ha diverse gradazioni. Cioè, io prima ero debolmente elettrosensibile, cioè sapevo che mi davano fastidio i telefoni cellulari, sapevo che mi davano fastidio il wifi, dovevo starci lontano, però non ero invalidato dall'uso dei computer, non potevo stare in mezzo ai cellulari accesi, potevo andare senza problemi. Quando ho fatto questo scatto di sensibilità, sono arrivato a un primo grado di disabilità, però ce ne sono almeno altre due. Cioè di gente che, alcuni sono degli amici, cioè li ho portati anche qua, li ho provato a aspettarli qua a Lizzano, perché cercavano disperatamente casa, perché poi il dramma è che quando hai la casa tossica e stai male, dove vai? Esatto, devi andare. C'è una ragazza, una storia che so io, di una ragazza che viveva in una gabbia schermata, certo, nell'appartamento dei genitori, di 1-2 metri, esatto, e non poteva uscire da lì. Si chiama arresti domiciliari, certo, sì. Più che arresti domiciliari, tortura, perché non puoi uscire dalla gabbia. Esatto, c'è chi vive in 1 metro quadro, c'è chi è dovuto andare, io sto leggendo un po' di storie di elettrosensibili in giro per il mondo, ma sono delle storie strazianti, perché se tu non hai, già magari hai la casa e non ci puoi più stare, e poi dici dove vai, perdi il lavoro, con quali soldi ti puoi permettere un altro affitto? E poi, quindi, c'è chi prende i materassi, l'altro giorno parlavo a raduno, prende i cuscini del divano, li mette in macchina e va a dormire al cimitero, perché è l'unico posto sano. Un altro che va ospite, non c'è proprio stare a casa, va ospite una settimana da uno, una settimana dall'altro. Un altro che va a dormire con la macchina nei boschi, un altro va nelle grotte. In Arizona girano per decenni disperati in cerca di un posto sano. E perché? Perché poi lì c'hanno anche i contatori dell'elettricità, del gas, dell'acqua, tutti smart, i cosiddetti smart meter, che comunque sparano cose anche se non c'è l'antenna per la telefonia, ma ce l'hai in casa. E questi preferiscono, fanno amicizia con i serpenti a sonagli, non è una battuta. Dicono che bello i serpenti a sonagli, le formiche che ti salgono su per la gamba, ti pizzicano dentro le mutande, meglio questo che non stare in mezzo alle radiazioni tossiche. Per dire, no? Quindi avere quello che viene chiamato il santuario, io fortunatamente ce l'ho, ma non l'ho meritato, solo la fortuna di avere a San Lazzaro un posto sano, e anche la casa qui a Lizzano è sana, a parte l'elettricità, voglio dire, però, dalle radiofrequenze è sana, ma io sono fortunatissimo, perché dovessi abitare nella casa di mio padre, di mia nonna, cioè dovrei veramente scappare via, e molti non sanno dove scappare. Quindi il problema è evitare di... scusate, questi miei amici che sono ospitati qua, quindi sono più sensibili di me, lei ha anche sintomi peggiori, perché poi i sintomi variano, sono aspecifici, quindi non c'è il sintomo dell'elettrosensibilità, perché dici è quella.
c'è che mal di testa, lei per esempio ha spasmi muscolari, quindi a questo punto con la testa comincia a fare così, oppure la mano, non riusciva a deglutire, oppure sviene, presincopi, oppure acufeni, cioè ciascuno reagisce a modo suo, c'è chi ha problemi alla pelle, c'è chi ha problemi intestinali, cioè la qualunque, infatti si chiama complessa reazione avversa multiorgano, questa è la definizione di... Ma perché? Perché siamo creature elettrosensibili, è un'interferenza, qualcosa salta, cioè... Esattamente, il problema è quello. Sì, sì, vai, vai. Cioè, era pertinente col fumo perché si dice sempre che il pericolo del fumo è il tumore ai polmoni, il tumore all'esofago, il tumore alla lingua, alla bocca, alla gamba. Però è molto più facile che ci siano problemi di chiusura delle vene che danno problemi psichici o problemi comportamentali che non sono riconosciuti, cioè non sono visibili fino a quando non scoppia qualcosa. Quello è l'esempio di mio babbo. Mio babbo ha avuto una chiusura parziale delle vene del cervello in una zona particolare che l'hanno individuata solo esclusivamente quando gli è venuto un ictus. Che poi fossero collegati, che fossero disgiunti, comunque hanno detto che era il tabagismo che era questa cosa. Cioè poi, ascolta, io che ti dico? Beh, io ho una vicina di casa che non ha mai fumato in vita sua, è morta di cancro perché i suoi genitori bruciavano la plastica nel camino, perché è molto peggio. Ragazzi, cioè, ma ho capito che ci raccontano una mucchia di cazzate. Comunque, si occupa di queste tematiche? Purtroppo io non mi fido assolutamente del Big Pharma. Vabbè. Allora, possono essere molti fattori, anche qua sono tutti pieni di cancro al cistifella, della vallata del randaragna, del reno, perché c'era la SMI, perché è inquinato di cadmio e ci sono ancora adesso residui di cadmio, però l'ARPA va a fare i prelievi e non lo dice che non si può balneare, però vabbè, continuiamo a raccontarci cose a caso, cioè nel senso. Pentoloni da scoperchiare. Sì. E poi sono una tabagista, lo dico. Cioè. No, no, poi c'è sempre, vale sempre quello che diceva Woody Allen, dice io se smettessi di fumare vivrei una settimana in più e quella settimana pioverà sicuramente. Vabbè, comunque adesso ovviamente, no, però tornando a vestiti schermanti, perché lì eravamo, è importante... Proprio perché non possiamo avere il controllo della situazione, dell'ambiente dove viviamo, cioè possiamo, facciamo un uso accorto del cellulare, già abbiamo fatto una, e togliamo il wifi, togliamo il micro, già cabliamo la casa, insomma già è una bella fetta di roba. Però completamente non possiamo toglierci. Allora, il vestito schermante, ve lo posso dire, se è buono, aiuta. Allora, se qualcuno di voi fosse interessato ai vestiti schermanti, allora si comprano tendenzialmente online, perché non ci sono i negozi che qui in Italia che tendenzialmente li vendono. La cosa importante è che ci sia una scheda tecnica, perché alcuni vendono i vestiti senza schede tecniche, allora lasciamoli perdere. E che nella scheda tecnica ci sia chiaramente indicato qual è il livello di attenuazione in decibel della radiofrequenza a seconda della radiofrequenza, per cui quanto è l'attenuazione a 1 GHz, quanto è a 3 GHz, quanto è a 20, cioè, e c'è un grafico che ti dice quant'è l'attenuazione del tessuto. Il tessuto tendenzialmente è intrecciato con del metallo inossidabile, tendenzialmente argento, può essere acciaio, può essere rame, perché il principio è quello della gabbia di Faraday. No? Allora, quindi ci sono delle tende, ci sono dei vestiti già fatti, io personalmente trovo buoni, almeno in Europa, la marca Shield, che è questa qua di questo cappello, ma nessuno mi ha pagato per Shield, S-C-H-I. Sì, come scudo in inglese, questo però li ho presi su Wavesafe, che sono svizzeri, pantaloni e camicia, perché Shield non fa pantaloni. Wavesafe, come onda, wave, onda sa. Ecco, ci sono dei siti francesi, ci sono dei siti tedeschi, ci sono dei siti inglesi, americani, con delle cose molto buone, però lì poi, non essendo più comunità europea, bisogna mettere in conto anche la dogana. C'è anche questo problema qua. E quindi si va a spendere i soldi.
Quindi un'altra cosa che si può fare è cercare di capire, visto che la notte, quando si dorme, è il momento in cui siamo più esposti. Quindi se uno vede che c'ha l'antenna lì vicino, potrebbe meritare dire aspetta un attimo, cioè sicuramente delle schifezze ve le beccate. Quindi o si fa un rilievo con uno strumento tipo questo, però questo costa 450 euro, però se uno è interessato all'argomento sono soldi molto ben spesi, ve lo assicuro. Ci sono anche le tende, ne ho preso una da viaggio, tipo autoportanti, un matrimoniale, ci sono anche quelli singoli, tipo io quando vado da mia suocera mi monto questa tenda che è 2 metri per 2, alta 1,60. Ma ci sto anche, ci lavoro, perché essendo anche abbastanza alta, io posso mettermi dentro con una seggiolina e tavolino e posso leggere, posso scrivere, posso... Questa è una tenda, si chiama canopy in genere, canopy è tipo tenda, però è una tenda schermante, tenda da matrimoniale, tenda schermante da letto, ecco, una tenda da letto. Allora, io non mi ricordo, allora io quella che ho preso, io l'ho presa in un sito francese che si chiama Choix de Vie, Choice de Vie, Choix de Vie, Choix de Vie, no, Choix, scelta di vivere, Choix. Però ce ne sono anche altre, anche lì bisogna vedere che tipo di schermatura c'è, cosa costa, bla bla bla. Ecco, però sicuramente se uno è in prossimità di un'antenna è bene cominciare a proteggersi per le finestre, eccetera. Allora, ho visto che un vetrocamera di ultima generazione, cioè di quelli belli grossi, ti dà una bella schermatura, perché attenua un bel po'. Però uno magari vorrebbe anche aprire la finestra ogni tanto, capito? Allora, ci sono anche delle tende schermanti che si può mettere alla finestra, sia tende oscuranti sia tende trasparenti. Questa è una di quelle trasparenti, questa si chiama Adamantan, e le fanno anche quando le ordini, poi ti chiedono anche se le vuoi con l'orlo, cioè con l'anella, con la cucita, in modo che per il palo della tenda, con i pesini in fondo, in modo che sono già pronte per essere, diciamo, inserite, appese. È ovvio che bisogna stare attenti, bisogna che la tenda sia in realtà più a ridosso possibile del muro, perché comunque lo spiffero, esatto, fa passare. Lo spazio fra il muro e la tenda è un po' fa passare, quindi sempre meglio averla la tenda che non averla, però meno spiffero c'è e meglio è. Questa è una retina che io mi metto in testa per coprire la faccia, perché se anche sono completamente schermato, quando sono in un posto tossico, no, tipo devo stare soprattutto delle ore, no? Allora mi metto questa in testa e me la leggo e la metto dentro, magari con quest'altra fascia che mi metto al collo, anche questa schermante, e me la chiudo dentro la camicia, in modo che chiudo gli spifferi sostanzialmente. E al festival del fumetto già dai così. Certo, e anzi col tutone tipo d'autospurghi, no? Okay. Col tutone d'autospurghi, sì, infatti sembrava un personaggio. Sì, no, ma infatti poi è anche carino vedere come la gente reagisce, no? Quando ti vede così, la gente ti guarda strano e dice che cacchio. Non l'ho mai visto. Esatto. Sì. Quindi no, cioè è anche divertente, insomma. Oppure, non so, passi uno, tipo, sono passato una volta in dipendenza, c'era un tizio di un banchetto, passo, poi vedo con la coda dell'occhio il tipo che dice all'amico, oh guarda. Quindi no, allora il cartello sono le tue. No, infatti io no, avevo messo alla fiera del fumetto non sono un cosplayer, sono autentico, cioè bisogna almeno scherzarci un po' su, ecco. Allora ci sono anche i guanti, dunque li ho comprati, però in realtà non li ho mai tanto avuto occasione di usarli, però li ho prestati a questi miei amici che invece hanno problemi di pelle, perché io fortunatamente con la pelle non ho problemi, e mi dicono che sono validi, cioè soprattutto per chi ha problemi, a tenere il mouse, cioè sente proprio il dolore della pelle che viene su dalla mano, eccetera, eccetera, col guanto ferro. Possono venire fuori? Dall'elettrosensibilità possono venire fuori problemi articolari? Penso di sì, anche sì. Allora, tendenzialmente non c'è organo che si salvi. Ecco, poi perché a uno c'è un problema di qua, uno reagisce di là, non lo so, dipende ciascuno come il punto debole. Sei bardato completamente, hai una resistenza di
Sì. Quasi completa. No, cosa completa no, perché per esempio, bardato completamente alla Fiera del Fumetto, dove ero costantemente intorno ai 10.000, 7.000, 10.000, così dopo 8-9 ore ero uscito con la lingua di fuori. E alla Fiera del Libro per Ragazzi, dove ero ancora più fitto, lì sarà stato anche 30.000, perché ero in mezzo alla gente con i cellulari costantemente, eccetera. Lì dopo 5 ore mi ricordo che ero uscito che... Sì, però in quel caso non avevo il tutone, ero vestito così. Perché era più caldo? No, perché volevo essere un pochino più presentabile, perché questo, dovendo avere, presentarmi, come dire, come professionista, proprio col tutone d'autospurghi, non era il massimo. Però avevo la retina in faccia, quindi però il tutone invece scherma di più. E allora quando devo proprio andare in posti tossici vado col tutone, però non è proprio elegante. Speravo, infatti anche lì mi chiedo, ma perché, già che devi fare una tuta schermata, ma fammi una tuta, non so, almeno Ganza da astronauta, Star Trek, figo, cioè almeno una rubina un pochino. Un po' le vediamo se dobbiamo inventarne noi. Cioè, la tutina di Iron Man, non so, qualcosa. Allora, penso di sì, dovrei guardare l'etichetta. Penso che il lino effettivamente è un buon materiale che da solo già ha degli effetti blandi sicuramente, però comunque è un materiale buono. Sì. Questo materiale si lava anche lavatrice? Allora, in teoria sì, però noi per sicurezza tendiamo a lavare la mano, anche con un liquido che si chiama TexCare, per essere un po' più sicuri che non... insomma, anche perché con quel che costano... Appunto. Cioè, anche se sei solo tu? Sì, la sì. Maglietta sotto è sempre... anche questa, sì, sì. Cioè, c'è l'argento, non so se lo vedete qua. Sì, sì. Quindi, insomma, adesso qui in montagna si sta abbastanza bene, però città. Può meritare, se uno ha due soldini in più da spendere, un po' di precauzione... Sì. Preventivi, anche per la testa per esempio, perché la testa è un punto molto sensibile, quindi un cappello schermante. Poi secondo me sul femminile c'è più scelta che sul maschile, perché comunque tendenzialmente sono un po' più le femmine che i maschi ad ammalarsi. Quindi, sì, c'è un po' più, quindi soprattutto sull'MCS, sulla sensibilità chimica multipla, e visto che chi è... Quindi insomma c'è un po' questa cosa qua. E, invece ecco, c'è il discorso poi anche su come reagisce la gente, come dicevi, no? E le reazioni psicologiche. E qui però veniamo anche, ci avviciniamo forse anche a qualche dato positivo. Cioè, allora tendenzialmente il vero problema, allora, il vero problema, prima di arrivare alle cose positive, il vero problema è che per smantellare sta roba, perché con l'amianto e il fumo ci siamo arrivati, ci sono stati, è stato necessario 90 anni, milioni di vittime, vediamo questa volta quanto ci vorrà. Ok, allora, però ci sono due ordini di difficoltà, uno a livello politico e uno a livello personale. A livello politico, cito un filosofo che è citato da questo bellissimo libro, che si chiama Il trionfo del dubbio. Questo è un libro di tossicologia, sostanzialmente, cioè di come le multinazionali, si parla di tutte tranne queste qua della tecnologia, delle big tech, ma si parla dal tabacco in poi, su qualsiasi agente chimico, le multinazionali abbiano fatto sempre, costantemente, sulla lezione delle multinazionali del tabacco, carte false, fatto qualsiasi cosa, sostanzialmente hanno, tra le varie attività di lobby, non solo la pressione politica, ma hanno sostanzialmente assoldato, cioè corrotto, scienziati. È molto più facile corrompere gli scienziati che non i politici, ma come mi diceva la Belpoggi l'altro giorno, ma nessuno mi ha mai tentato di corrompere, evidentemente ho dato un'immagine di persona incorruttibile, quindi sì, e magari chi è stato corrotto evidentemente ha dato. Però senza stare a pensare, però è molto, molto elegante questo Michaels, questo professore che è stato responsabile della salute pubblica di Obama. E lui dice, anche senza pensare male, voglio dire, sei corrotto, no? Complice, eccetera. Però cita questo filosofo che si chiama Upton Sinclair, che dice che
è difficile che una persona capisca qualcosa se il suo stipendio dipende dal fatto che non la capisca. Ok? Quindi, se tu sei pagato, tutto sommato, sì, ok, per smontare le ricerche altrui, eccetera, ma anche nella migliore delle ipotesi, tutto sommato, se puoi essere portato a credere che tutto sommato, ma in fondo, insomma, e sostanzialmente cosa fanno le multinazionali? Assoldano non solo determinati scienziati per creare dubbi, smontare, è più facile smontare una ricerca altrui che non farne una ex novo, costa anche molto meno. E addirittura creano delle riviste, perché si dice che nelle riviste, quelle che vengono chiamate peer reviewed, cioè dove gli articoli sono approvati dai colleghi, sono in genere più affidabili. Ma allora addirittura creano delle riviste che apposta, che sono in parte fatte di articoli corrotti, in parte no, in modo che la rivista abbia una credibilità, però così intanto ci infilano gli articoli corrotti. Perché? Perché più metti dubbi nell'opinione pubblica e soprattutto nei legislatori, che sono quelli che poi devono stringere i bulloni delle leggi, più passano gli anni. E per ogni anno di leggi permissive in più, che si tratti di glifosato, di DDT, di tabacco, di amianto, di qualsiasi cosa, loro per ogni anno guadagnano fantastigliardi. No, ma dice, è anche il sistema, ma non ci dice, non necessariamente sono per forza tutti cattivi, qualcuno cattivo ci sarà, per forza, però... dice, semplicemente, dice, magari i manager devono, la loro posizione lì, pagatissima, devono rendicontare a 6 mesi se l'azienda frutta, no, se il loro lavoro frutta o no. Devono rendicontare ogni 6 mesi. E quindi per gli entrati ogni 6 mesi ci sono con questo modo qua. Sul lungo periodo la gente non vuole rischiare magari la propria posizione di manager, perché significa che all'inizio devi contrarre un po'. Perché in realtà se tu utilizzi, è stato dimostrato che su diversi settori, quando per esempio un'azienda adotta delle politiche di sicurezza sul lavoro, poi l'azienda magari nel medio periodo arriva a guadagnare anche di più, perché lavora meglio, si alza di categoria, diventa un'azienda più apprezzata, ma ci vuole il lungo periodo o il medio periodo, non i 6 mesi. Se ragioni su 6 mesi, puoi solo cercare di demolire e andare avanti la situazione e continuare a vendere prodotti tossici. Quindi questo è un problema, per cui è difficile convincere i politici, è difficile convincere gli industriali, è difficile convincere chi fa business su queste cose qua. Perché minacciano e qualcuno lo fa anche fuori. Esatto, tra l'altro. Esatto, perché questi non si fermano davanti a nulla. Non si fermano davanti a nulla. Cattivi. Detto questo, c'è però un problema da parte nostra, cioè se prendiamo la frase di Sinclair e sostituiamo a stipendio comodità, capiamo le nostre resistenze, cioè è difficile che qualcuno capisca qualcosa se la sua comodità dipende dal fatto di non capirla. Ok, quindi quando io per esempio vado nell'asilo o alla scuola materna e dico all'insegnante, ho visto delle scene da barzelletta, però tipicamente gli insegnanti hanno il cellulare in tasca, spesso lo usano, però significa che comunque intossicano i bambini, lo usano magari quando dormono, nel dormitorio, i bambini dormono, l'insegnante si trastullano col cellulare. Uno l'ho visto addirittura, sapete come, ricordate i bambini che dormono col culettino in su, no? No? Quindi una bambina di un anno col culettino in su, la maestra aveva appena finito di addormentare, ha tirato fuori il cellulare, l'ha appoggiato sul sedere della bambina, si è messo a chattare lì sul sedere, sul pannolino, di fronte a me, cioè era una roba incredibile. Io ho detto, guarda, veramente sarebbe un attimino tossico, ti spiace, e lei l'ha tolto, però non è che poi l'ha messo in aeroplano, capito? Un altro addormentava il bambino dandogli delle pacche sul culetto, che già addormentare il bambino con le pacche sul culetto non è una grande idea, e intanto era lì che giocava Candy Crush, così, col telefonino, mentre dava le pacchette sul culetto a 10 cm dal bambino. Cioè, ho visto scene così. Però, quando io dico... Però quando dico alla maestra che usava il cellulare in streaming, collegata alla cassa Bluetooth per far sentire le musichette ai bambini, e poi non parliamo, non sempre, anche la qualità della scelta musicale, ma non è il problema, gli ho detto, ma scusa, se vuoi far sentire la musica ai bambini, per favore usiamo i CD, oppure se vuoi proprio usare il telefono,
ti scarichi la musica sul telefono in modo che sia offline, non usi una cassa Bluetooth ma una cassa normale in modo che abbia l'attacchi col cavo e fai ascoltare magari a batteria ma col cavo, così non, almeno non emetti radiofrequenze. Risposta della maestra, che tra l'altro è in gamba, non è una scema, come maestra è in gamba, però ha detto, ma è così comodo. È una frase terribile, quando sento perché è comodo, è così comodo, mi si accapona la pelle, perché ma... con quella, il motto è comodo, stiamo perdendo tutto, tutte le nostre capacità di fare qualsiasi cosa, ci stiamo drogando di cellulari, perché siamo dipendenti, cioè, i giovani sono dipendenti, altro che eroina. Altro che eroina, questa è la dipendenza peggiore che c'è, i giovani, ma anche i meno giovani. No, tutti ormai. È per quello che le persone si infastidiscono, perché io quando chiedo in un viaggio di spegnere il cellulare, un viaggio che può durare anche un'ora, sento un irrigidimento, anche c'è chi si rifiuta, e è perché proprio come è l'orrore di stare un'ora fuori no, scollegati. Quindi è una dipendenza enorme di cui le persone non si rendono conto, di cui non si è neanche ancora forse cominciato a parlare, forse un po'. Adesso comincia un po' a parlare. Forse un po', però è il problema della dipendenza che fa sì che le persone non vogliono spegnere. Sono le persone stesse che vogliono stare sempre collegati. I miei figli, non gli si può, cioè ai giovani non gli puoi spiegare che fa male, perché ti odiano un po'. Tu gli spieghi che fa male. Io con i miei figli lo sto spiegando a 23 anni e ha iniziato ad allontanare il telefono quando va a dormire. Cioè, c'è qualcosa. Mi sembra da un risultato, perché prima se lo teneva sul letto, capisci? E dopo che l'ho bombardato, gli ho fatto vedere anche cose. Una signora elettrosensibile che dorme dall'altra parte del muro di una ragazzina di 17 anni che ha il cellulare sempre acceso di notte, sempre. Mamma mia. Ma chiediglielo di spegnerlo almeno di notte. Questa signora non ha neanche avuto il coraggio di chiederlo, perché ha detto: non voglio rovinarmi i rapporti con questa ragazzina di cui fa una specie di babysit, insomma, vivo. Quindi neanche il coraggio di dire per favore puoi spegnere il cellulare di notte, neanche chiederlo. Poi magari la ragazzina risponderà di no, però questa signora non ha deciso di non chiederlo, quindi è preoccupante questa cosa. Perché allora, No, volevo dire, cioè, che se no cominciamo una discussione qua, cioè, è tutto calcolato. Io non sono complottista, però la società, cioè, soprattutto durante il Covid, che ha dato un'accelerazione all'utilizzo che parlavamo dello smartphone prima, no? L'utilizzo del digitale. Io lavoro in comune, cioè, tutto quello che noi dobbiamo dire agli utenti, allo speed si colleghi, cioè, e tutto viaggia, per cui anche la dipendenza è una dipendenza che indotta, è indotta, voluta, prima per incoglionirti, prima per incoglionirti, secondo perché non possiamo più parlare tra di noi, perché forse magari ci rendiamo conto e facciamo unione, no? Allora, su quello, diciamo, possiamo aprire rapidamente, diciamo, la parentesi. A proposito di complottisti, di complottismo, il problema, allora, è ovvio che, allora, a proposito di complottismo, c'è questo libro, qui appunto, così parliamo, cioè, questo è un libro cittadino snello, perché ha voglia di leggere, che ha poco tempo, Byung-Chul Han è uno dei maggiori, più stimati filosofi contemporanei, è un coreano, però docente a Berlino, Infocrazia, e fa un po' il riassuntino della situazione, che adesso poi, diciamo, vi aiuto invece con il manualone di riferimento. Però parla di, per esempio, sul complottismo, cosa dice? Dice, bisogna poter distinguere tra quelli che sono i complotti che sono sempre esistiti, no? Voglio dire, anche da prima di tu cuoco e brutta e figli miei, voglio dire, ecco, cioè, i complotti sono sempre esistiti, e invece il bisogno, il complottismo, diciamo, attuale è quello che ha bisogno di trovare delle narrazioni, delle spiegazioni a un mondo che è sempre più povero di narrazioni, di senso,
voglio dire, la crisi delle ideologie del Novecento, con lo crollo del muro di Berlino, tutto quello che è successo, no? Oggi il mondo è sempre più frammentato, sono venuti meno i riti, anche la religione è sempre più debole, cioè voglio dire, le persone sono sempre più smarrite. Questo senso di smarrimento, questa crisi di narrazione, di senso, di conclusione, uso questo termine, Anne, fa sì che le persone in questo smarrimento abbiano più un bisogno emotivo, personale, di trovare una spiegazione a delle situazioni angoscianti che altrimenti non riescono ad afferrare, sono troppo complicate da gestire. No, poi bisogna studiare, certo, però come dire... Certo, però come dire, c'è un bisogno, cioè il complottismo, nel senso il bisogno di avere qualcuno che ti spiega, per esempio io l'altro giorno parlando con un elettrosensibile in Germania, mi raccontava un sacco di cose, insomma le sue disavventure eccetera eccetera, e poi dopo è arrivata a dirmi, ah ma spruzzano le zecche, allora adesso, adesso, che, cioè, che, le dico, ecco che insomma adesso voglio dire, non lo so, magari sarà vero, però per carità, però prima di pensare che si spruzzino le zecche, si è convinti che si spruzzino le zecche, magari, no, però voglio dire, no, ma è vero che ci sono, no, però voglio dire, cioè ci sono, una volta, fino agli anni 90, le zanzare tigre non ce l'avevamo, non è che sono per forza, dobbiamo pensare che ci sia qualcuno cattivo che arriva e spruzza le zanzare tigre perché ci vuole il male e schema, cioè, no, e pianifica piani malvagi contro di noi, sono arrivate perché qualcuno le ha portate, si sono diffuse e adesso ce le teniamo, mannaggia, cioè, voglio dire, a volte le cose capitano senza per forza che ci sia, no, qualcuno che... a volte però sì, a volte sì, bisogna distinguere, bisogna capire, bisogna studiare. Ora, una persona che ha studiato molto bene è Shoshana Zuboff, questa è una docente di Harvard dal 1981, quindi non è proprio l'ultima arrivata, ecco. Questo è il manuale, come vedete, i sociologi sono logoroici. È il manuale di sociologia contemporanea di massimo riferimento mondiale per capire il mondo in cui viviamo, è detta in sintesi, cioè che cos'è il capitalismo della sorveglianza. È praticamente quello che ha inventato Google e poi gli altri gli sono andati dietro, cioè... Sì, sì, ma al di là di... Certo, dopo ci sono... Cioè, ma la trilaterale è arrivata prima, nel 73. Sì, 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 ma quello era... I tecnocrati erano arrivati già prima come reazione al 68, che dicevano che c'era troppa democrazia, troppa libertà di pensiero, e quindi già dagli anni 70 hanno cominciato... E quindi poi è arrivata la Thatcher, Reagan e tutto quel pensiero lì. Però, qual è stata, diciamo, l'idea di Google? È stata quella di utilizzare il motore di ricerca per profilare le persone. Ci hanno detto, cominciamo a tenere traccia degli utenti in base a quello che ricercano. Perché se io ricerco una cosa sul motore di ricerca, io so che a questa persona interessa questa cosa, a Tizia invece interessa quest'altro. E hanno cominciato a profilare le persone. Poi hanno cominciato a utilizzare gli altri strumenti di Google, perché Google aveva problemi economici, non sapeva come monetizzare la sua attività, bello bello, però non sapeva come quagliare. Ha cominciato a quagliare economicamente quando ha cominciato a, grazie anche all'intelligenza artificiale, la possibilità di raccogliere i big data, quelli che venivano, cioè questa mole enorme di informazioni che prima non era possibile gestire. Quindi il punto è, bisogna estrarre sempre più dati dai comportamenti delle persone. Un passo successivo è stato Google Maps, perché Google Maps ci ha cominciato a sapere dove ci spostiamo. E poi le app che usiamo, tutte le app che usiamo, non solo quelle di Google, cioè tutte le varie app ci dicono cosa facciamo, dove andiamo, e anche, infatti vabbè, Maps ci dice, ti è piaciuto quel ristorante dove sei stato? Infatti, il problema è che è anche difficile sempre riuscire a togliere, perché sennò poi l'app non funziona, eccetera, eccetera. E poi basta, si rinuncia, eccetera. E ancora si è andati avanti, perché per avere più dati, perché più dati loro hanno, più loro ti profilano con precisione, sono in grado di vendere informazioni agli inserzionisti pubblicitari e ai politici.
Perché ovviamente se sanno che tu hai un determinato tipo di comportamento, perché, non so, segui le notizie sui social, segui determinate notizie invece che altre, su Windows segui clicchi su determinate notizie che ti arrivano, oppure ti piace questa immagine e vai su quell'immagine. No? Tutti i vari like, i piace, sono tutte tracce del nostro comportamento, che è ancora più aumentato, perché loro devono avere, cioè, loro più dati hanno, più sanno essere precisi. E quindi sanno dire al politico, come è successo con la Brexit, che è successo con Trump, eccetera, eccetera, ma che già anche Obama si era fatto alleanza con Google prima, ma gli Stati Uniti avevano fatto alleanza con Google anche con l'11 settembre, gli hanno dato carta bianca per profilare i terroristi. Quindi sostanzialmente, se tu sei nella categoria degli indecisi, politicamente parlando, allora ti fanno vedere sui social o su internet determinate notizie invece che altre e ti indirizzano. Magari spostano poche percentuali, magari spostano 4 persone su 100, ma sui grandi numeri può fare la differenza, già che comunque la metà non vanno a votare. Ok? E quindi l'internet, gli smartwatch servono esattamente a questo, servono per prendere i nostri dati corporei, per tracciare l'internet delle cose, stessa cosa. Alexa, uguale. Alexa, anche delle smart TV, tutte le robe, i comandi vocali servono per registrare le nostre voci, le nostre emozioni, e in modo da conoscerci meglio di quanto non conosciamo noi stessi. Però si può anche farle impazzire un po'. Ah, se uno si vuole divertire, fare le cose. Cioè, nel senso, tu vai a caso. In tutti gli argomenti, alla fine anche loro dicono. Certo. No, ma per esempio io sono immune, fortunatamente per formazione mia, devo ringraziare i miei genitori, io sono assolutamente immune ai messaggi pubblicitari. Sono completamente immune. Quindi voi potete mandarmi tutta la pubblicità del mondo che mi rimbalza. Ok? Però quante sono le persone così? Pochissime. Se no non farebbero questo business qua. Quindi, come dire, io sono come il nonno che fuma e non sa mai alla fine 90 anni dal fronte pubblicitario, no? Ma... questo è il prossimo passo dopo l'internet delle cose, no? È quello che viene chiamato l'internet dei corpi, il 6G. Cioè vogliono fare il passo, quindi l'interconnessione col nostro corpo, quindi avere dei chip, il transumanesimo, per cui essere... Ma già siamo, in qualche modo già siamo cyborg, perché nel momento in cui utilizziamo un'app e deleghiamo all'app la nostra facoltà mentali, noi ci stiamo già indebolendo, e infatti questo è anche un punto di vista per vedere le cose poi in positivo. Sì, il smartphone è già un appendice che fa parte del nostro corpo, perché esatto. Le persone non riescono più a stare senza. No, io riesco. Però cioè dico in generale, senso. Non dico certo, non i presenti, ma le persone non riescono a stare, come, quindi il passo da averlo dentro, averlo in mano, più o meno siamo lì. Il grande problema, l'hai detto, è delegare. Cioè, finché le persone delegheranno alla pubblicità la scelta dei prodotti o al politico, cioè, il problema è quello, delegare. Oppure vedere gente della nostra età che gioca con queste cose assurde, tipo l'orto, non so come si chiama neanche, quella robaccia lì. Cioè per me questi sono gli psicopatici, cioè hanno dei problemi gravissimi. Perché mai vedere cinquantenni che giocano coi giochini, appunto, alle galline, ma per me siete dei mentecati, cioè scusatemi però. Cioè io non riesco, per me è inaccettabile una cosa. Stanno bruciando tutto di se stessi. Sì, allora, lì poi, adesso, a volerli dire, come dire, in realtà, cioè, non è che, adesso noi possiamo dire, ah sì, una volta si leggevano tanti libri, adesso se ne leggo più, verissimo, perché non si vede mai nessuno, è difficile vedere qualcuno leggere un libro. Però il problema è anche, come ci alimentiamo culturalmente, cioè possiamo vedere un buon film, possiamo anche fare un buon videogioco, però il problema è in generale, no, di cosa ci nutriamo, di che esperienze ci nutriamo. Allora, la cosa, diciamo, positiva, allora, la cosa positiva è nel momento in cui, e questo l'ho visto su di me, ma parlando con anche gli etnosensibili, leggendo le testimonianze, cos'è che viene fuori? Che quando sei costretto per necessità, questo, no, fisica nel nostro caso, no? Però quando sei costretto
a far meno di una cosa, in questo caso il telefono, ok? Però sei, oppure sei costretto, sei in una difficoltà della vita, poi il corso si può allargare, c'è chi può avere un lutto familiare, c'è chi può avere una separazione, chi può avere un dramma in famiglia, che può avere un grosso qualcosa che ti mette in discussione. Allora, questo in realtà è una chiamata, no, alla grandezza, ad essere grandi. È il mito di Ercole al bivio, no? Cioè Ercole al bivio si ritrova a un bivio, una strada in salita e una strada in discesa. Quale sarà la strada della virtù? Ovviamente quella in salita. No? Però in questo senso dobbiamo capire che nel momento in cui scegliamo, cioè magari una fatica, il fatto che magari rinunciamo a una comodità, in realtà ci può portare a un potenziamento. Faccio un esempio, cioè dobbiamo cambiare mentalità. Per esempio, pensiamo all'orientamento, no? Hanno visto che i tassisti di Rio de Janeiro, dal momento in cui hanno cominciato a utilizzare il navigatore, gli si è atrofizzata l'area del cervello relativa all'orientamento. E lo stesso lo sappiamo benissimo, già con la calcolatrice. Nel momento in cui cominciamo a usare la calcolatrice non siamo in grado di fare i conti. Ma se ne preoccupavano già all'epoca della stampa, tutti i monaci si preoccupavano, dicevano, oddio, non riusciamo più a tenere roba a memoria perché adesso è nata la stampa, nel 400 abbiamo esternalizzato la memoria. Okay, quindi il tema è vecchio, okay, però nel caso della stampa, la stampa ha anche aiutato lo sviluppo del pensiero razionale, quindi, cioè, come dire, però se capiamo che senza il navigatore abbiamo una comodità in meno, ma se riusciamo a orientarci in una città, in un bosco, magari senza mappa, fanno le gare di orienteering, no? Siamo o non siamo più fighi? No, detto, no, banalmente. Se la gente, mi scusi, di là scappano. Posso andare a destra? Cioè, no, il problema è che fanno, cioè non lo guardano. Sì, guarda tu. No, ma è una questione di cambiare prospettiva. Io, per esempio, sa cosa di chiedere prima ancora dell'arrivo dei cellulari, io mi ricordavo che andando a fare le vacanze all'estero, eccetera, io ero abituato sempre a chiedere la strada alle persone che incontravo. Però ho scoperto che nel mondo anglosassone, invece, questa cosa è sentita come imbarazzante. Ho parlato con gli inglesi, americani, dicevano, cioè, noi non chiediamo perché non ci vergogniamo, no, a dire che non sappiamo la strada. In realtà, appunto, se scopriamo che chiedere la strada a qualcuno, mi ricordo proprio... Ti apre dei mondi, delle conoscenze. Io cos'è stato? In autunno che ho fatto, ero proprio qui su, ero a Casa Calistri. Casa Calista, a un certo punto incontro, chiedo dove era un sentiero, parlo con una signora, sono stato 20 minuti a parlare con questa signora che mi ha raccontato di come quando non c'era la strada che arrivava lì, e c'era, andava a scuola in là, c'erano 100 bambini, poi non c'era, ha raccontato il mondo di Casa Calistri semplicemente perché l'ho chiesto dove era il sentiero. Cioè, si è aperto un mondo, no? Però ci vuole questo tipo di consapevolezza, cioè capire che se noi abbiamo... no, qualcosa in meno, abbiamo in realtà la possibilità che ci si apre, no, una vita che è un po', cioè adesso si parlano di realtà immersive, tridimensionali, multisensoriali, ma è la realtà che è così, cioè dobbiamo solo riscoprirla, no? E questa è la cosa importante. Io appunto vengo, lo scorso fine settimana sono stato a questo raduno di elettrosensibili in Germania, il primo raduno europeo organizzato da ESC, che ho fatto 2000 chilometri per avere due giorni, per ritrovare per due giorni la mia vita precedente. Perché ero in un posto sano, dove potevo stare senza vestiti schermanti, in mezzo a 100 persone, seguire conferenze, concerti, chiacchierare con le persone, senza sentirmi costantemente minacciato di, oddio, dove c'è il cellulare questo? Oddio, aspetta, lo smartwatch, dov'è? Oddio, aspetta, il wifi? Cioè, e c'erano centinaia di persone, e le persone, tutte senza cellulari, adesso sarà che eravamo tutti elettrosensibili, avevamo tutte un po' di disgrazie alle spalle, e quindi magari tutti con gli occhi un pochino più aperti della media, però... Empatici. È un po' più empatici, però... dici poco? No, però avevamo davvero la voglia, la bellezza era quella di incontrarsi, condividere un pasto, una chiacchierata davanti al focolare, una passeggiata, e per il piacere di incontrarsi, guardarsi in faccia, di, cioè con un'autenticità. Posso consegnare simbolicamente queste che hai perso a Casa Calista. Grazie, grazie, le mie bacchette, le mie bacchette perse, grazie. No, noi dobbiamo
valutare queste zone che non c'è niente, però c'è tutto. Non è vero che non c'è niente. C'è vita, c'è vita. C'è vita, no. Ma c'è della vita sana. Senza fare 2000 km e andare in Germania. Esatto. Facciamone uno. Io sono, vivo nel bosco isolata, una bella situazione, però quando devo andare nel mondo è molto... è un po' penoso, non sono grave, ma è penoso, nel senso che torno a casa molto faticata, oppure mi vengono i colpi di sonno, insomma, non avendo lo smartphone, non stando volentieri sul computer, eccetera, quello che succede è che mi sto isolando dal mondo, quindi senza dover fare 2000 chilometri, ma c'è una possibilità per gli elettrosensibili di creare anche una rete di relazioni. Non virtuali, allora è difficile. Adesso stare in relazione, se non sei sui social, non hai un altro, resti tagliato fuori. Infatti, questo è uno dei grossi. Ma questo è uno dei grossi problemi di elettrosensibili, che sono abbandonati a livello sociale, psicologico, ma infatti poi si rompono anche le famiglie, perché c'è la famiglia, spesso, cioè, si ammala lei e lui non sta, la lascia, capito? Oppure ci sono i figli di mezzo, no, cioè, infatti c'è anche chi si suicida, perché sei torturato, sei da solo, incompreso, no, e poi sei anche incompreso, ma a volte sono i genitori, i fratelli, i migliori amici, che non ti capiscono, pensano che sia un problema psicologico, non ti seguono e tu sei, non solo sei malato, ma sei anche abbandonato. A livello sanitario come si travizza? Zero. Non è riconosciuta. No, allora, il mio medico mi ha prescritto, che non sapeva niente, mi ha prescritto della sertralina, un antidepressivo, dicendo mi ti rafforza il sistema nervoso, magari è anche vero. A parte che ho visto una lista di 70 effetti collaterali, ho detto mamma mia. No, o forse aveva capito che, come dire, la sua ignoranza in materia era un motivo in più per deprimersi, allora si è messa avanti. Lo so. Vai. Allora, bisogna dire anche questo, che... Allora, intanto, perché l'ho constatato sulla mia pelle, ma ci sono gli studi a riguardo, uno degli effetti biologici, che a questo punto potremmo anche elencare, uno degli effetti biologici dei campi elettromagnetici è anche la depressione. Cioè io lo vedo, confusione mentale. Allora, l'elenco è, in sintesi, tumori, leucemie, carcinoma mammario, tumore al cervello, danni ai neuroni, danni al sistema, quindi al sistema nervoso, al sistema immunitario, al sistema cardiovascolare, al sistema ormonale, al sistema riproduttivo, quindi anche sterilità, aborti, poi c'è insonnia, deficit di apprendimento e memoria e sintomi di elettrosensibilità, che poi significa che può essere un po' tutto anche quello. Cioè, ce n'è di ogni, capito, dentro sto calderone, no? Certamente. Poi a volte non basta, basta il cellulare, basta il wifi in casa, ecco, capito, come patologie, ecco. Però stavo per dire una roba adesso. Parlavi della depressione. Ah, sì, la depressione. Allora, la depressione. Quindi c'è anche questo come cosa. C'è anche... il punto è che quando ti... No, c'è anche questo, cioè quando... Ti capita una roba così, che è bella pesante, perché poi appunto perdi la vita sociale, il lavoro, buona parte, soprattutto se poi sei torturata, cioè, poi c'è il discorso di diritti umani violati, ma se sei questi miei amici che abitano abbassando la grappa, che sono circondati da antenne, sono torturati H24, cioè quando stai male tutto il giorno, cioè non puoi neanche pensare, cioè non puoi, cioè arranchi in casa tutto il giorno. Allora, è facile anche, voglio dire, quando ti capita una botta, qualsiasi tipo di botta ti arrivi, cioè, è facile anche avere un bisogno di un supporto psicologico. Cioè, voglio dire, quando magari l'amico ti dice vai dalla psicologa, ma magari te lo dice perché non crede ai campi elettromagnetici, alla tossicità dei campi elettromagnetici,
Però è vero che c'è bisogno di una, tutti abbiamo bisogno di un aiuto, soprattutto quando magari il mondo comincia a crollarci addosso. E poi non è che siamo tutti forti uguali, perché c'è chi è più strutturato, chi no. Però tu dici giusto, perché magari un supporto occorre, però il problema è che se la malattia non è riconosciuta, poi te passi da psicopatico, ci metti 5 minuti, perché hai lo psicologo ti ascolti, sì, come si dire, psicopatologie di questo genere, cioè mica detto, certo. Cioè, bisogna che la malattia sia riconosciuta, perché sennò io vado, ma vado a dire cosa. Infatti, adesso ti faccio un esempio, ma c'era lei. Ma quello che volevo dire, la tendenza, piuttosto che fare le indagini, magari chiederti, è sempre stato in questa situazione, cioè non so come è andata la tua situazione, però la tendenza è prima di sedarti, comunque di consigliarti qualcosa per stare male, poi dopo quando ci ritorni non so quante mila volte, allora poi magari si degnano di farti delle indagini. Approccio. Però al primo acchito dovrebbero fare un po'... Ma indagini. Ma non stanno neanche pensando. Allora, sempre di descriverti prima lo psicofarmaco per sedarti e poi dopo, se ancora stai lì a rompere le palle, posso dire. Allora, lì poi dipende da medico a medico. Io quello che vedo è che, su col mio medico di base, io la sensazione che ho, ma indipendentemente da questo problema di salute, cioè ogni volta che vado lì, ho un po' la sensazione di essere un po' un numero. Cioè, purtroppo anche con i tagli alla sanità, anche questi medici di base sono oberati di pazienti, non vedo l'ora, avanti il prossimo, capito? Quindi anche il tempo, se poi te ne arriva uno con una roba che manco conoscono, e che non hanno tempo né voglia di mettersi a indagare, magari ti dico, senti, pigliati questo e vai. Cioè, se non gliene frega più di tanto. Cioè, poi ci sono anche quelli che ti prendono a cuore, per carità. Però magari che ti prende a cuore, per esempio, la dottoressa di riferimento dell'associazione elettrosensibili, è elettrosensibile pure lei, e anche lei fa quel che può, poverina, perché non è che può seguire tutta Italia con problemi anche lei di elettrosensibilità. Cioè, perché ci sono poi anche dei limiti operativi. Quindi, la cosa positiva è che, diciamo, io penso che la chiave in questo momento storico, al di là di cominciare a far capire che sta roba è tossica, per cui i bambini, per esempio, il cellulare in mano, non devono averlo, se non se è spento, cioè se non in modalità offline, se non vogliono vedere un video già scaricato sul telefono, tipo hai fatto il video casalingo, oppure hai scaricato un video, lo vedi offline, allora si può fare, ma se no il telefono in mano, i bambini non lo devono tenere. Punto. Esatto. È il problema è quello. Esatto. Si torna al problema della comodità. È talmente, prima di quello c'era la TV che faceva da babysitter, quindi voglio dire, dobbiamo capire in qualche modo che, intanto, allora, io penso che la chiave della dipendenza psicologica, che tra l'altro era già ben documentata da questo libro, Iperconnessi, che è di prima del Covid, come periodo, quindi 2018, circa 2019, questo libro meraviglioso di una sociologa americana, che ha verificato che sostanzialmente tutti i parametri sociologici di felicità, di comportamenti, abitudini, quanto esco, quanto dei ragazzi, è drasticamente cambiato, cioè tutti i valori impazziscono, il valore quando prendi la patente, quando hai i primi rapporti sessuali, quanto frequenti i tuoi compagni, cioè i valori sociologici di descrizione della vita normale, a partire dal 2011-2012, schizzano, no, o in su o in giù, partono completamente, trasversalmente a tutte le categorie sociali, mentre tipicamente, ci sono sempre state differenze magari tra chi vive in città, chi vive in campagna, chi è di un'etnia, chi è di un'altra. Invece qui tutti questi valori non cambiano i dati, cambia solo in base all'anno. In quel periodo lì i dati cominciano a impazzire. Cosa succede in quegli anni lì? In America? Qui parlo degli americani. Esatto. La diffusione dello smartphone, che è uscito nel mercato nel 2009, ma che ha avuto la diffusione
intorno al 2011-2012. Cioè quello ha cambiato drasticamente le cose e la cosa più, diciamo, il dato più semplice da capire è questo. C'è una proporzione abbastanza rispetto alla tra la felicità e l'uso dei social network, in particolare di Facebook, lei prendeva Facebook, insomma. Cioè, per un adolescente, stare completamente offline, sei meno felice, sei un po' meno felice, perché sei isolato, se sei completamente tagliato fuori, no, dall'uso dei social, sei un po' meno felice. Se tu hai mezz'ora di social al giorno, di utilizzo dei dispositivi, eccetera, mezz'ora al giorno, invece hai un pochino più di felicità, perché hai, come dire, hai benefici di questo strumento. Effettivamente, vuol dire, sei in contatto con le persone, puoi fare cose, eccetera, eccetera, ha le sue praticità. Ma già superata la mezz'ora, già allora, hai già perso tutta la felicità che avevi guadagnato. E più vai su, e più aumenta la depressione, perché poi ovviamente, soprattutto poi se vai sulle femmine che stanno di più, sono più soggette anche allo cyberbullismo, cioè, e dopo si arriva ai danni, cioè sulle 3-4 ore si arriva ai danni pesanti, no? Quindi di dipendenza, eccetera, eccetera. Quindi il danno, come dire, la dipendenza psicologica, quello che dicevi tu prima, no? È qualcosa di cui finalmente si comincia a parlare, perché un po' di genitori se ne accorgono, gli insegnanti se ne accorgono, cioè altri no, ma insomma, quella secondo me può essere una prima chiave per cominciare a dire, beh, cominciamo a fare qualche attività offline, qualche attività senza dispositivi. Per esempio adesso io con una mia amica voglio provare a fare, vedere se, anzi ve lo dico, se conoscete adolescenti che vogliono fare un campo, un soggiorno alla seconda di settembre alla Madonna del Faggio, sono con una guida ambientale e facciamo una settimana, lei fa quello di mestiere e fa sempre campi per adolescenti 5-6 giorni senza telefoni in mezzo alla natura. Non ci va nessuno. Non ci va no, ma purtroppo qualcuno troverà. Sì, adesso non è quello. Sì, io non so, però insomma potrebbe essere una roba del genere. Comunque l'idea è quella di stare in un posto, fare gite, relazioni sociali senza cellulare. Si sia reperibili, se c'è bisogno di qualcosa, c'è il telefono della... Sì, 12-17. Come... Anche per gli adulti, certo, anche per gli adulti. Anche per gli adulti. Quello può essere, come dire, qualcosa che è un po' più facile da accettare, perché se si parla di... solo di radiazioni elettromagnetiche, così e basta, ancora si fa un po' più fatica, perché sono invisibili, è roba che non si vede, sembra che sta parlando di fantasmi, non ci credono. No, ancora voto, no? La famosa voce. Richiede un atto di fede, come dire, se non lo sentono. Non ha riempito il bicchiere, non si rende conto. Perché purtroppo, se non so per quale scherzo della natura, noi non capiamo una cosa, cioè per cambiare abitudini non basta capire razionalmente una cosa. Abbiamo bisogno del dolore fisico e economico, se no non avremo bisogno di autovelox, sanzioni per il fumo, eccetera, eccetera. No? Purtroppo siamo fatti così, non so perché. È difficile che capiamo le cose prima, però penso che, secondo me, se si comincia con qualche esperienza, per cui magari la gente torna da questa esperienza, anche solo ci fosse una situazione tipo, anche qua in biblioteca, no? Una serata in cui si viene senza cellulare. I cellulari stanno... in una cassettina là, no? Per dire. Però vediamo. Più volte, in più situazioni, con gente diversa. Però magari bisogna tirare con qualcos'altro, non so, la salsiccia, non so, cinghiale. Positivo che fa piacere. Io non sono positivo come te, faccio questa premessa prima di tutto. Per me è una guerra. Intraprendere è veramente una guerra, siamo dei guerrieri, c'è poco da fare, dobbiamo entrarci in questa mentalità. Quell'esperimento con i bambini in America l'hanno fatto, lo fanno già da, addirittura ci sono dei centri per aiutare i bambini a disintossicare, e non ci riescono, no? La maggior parte di loro se ne scappano, devono tornare a casa, pochissimi ce la fanno, poi ci ricascano, la dopamina è così. Poi, oltretutto, c'è da dire anche un'altra cosa, dal 5G già stanno parlando del 6G. Anche Elon Musk con, come si chiama, Starlink, ok, parliamo.
se ora lì a Segavecchia ti dà zero, con Starlink in attività nel deserto del Sahara. Dovevo andare sottoterra, nel miniere di sale in Polonia, ma ci sarà wifi per i turisti. Quindi. Ecco, la vedo pure qui. Certo che è una guerra. Detto questo, però, ci sono anche, poi adesso magari forse è anche ora di chiudere, ci sono anche dei casi positivi. Per esempio, un anno e mezzo fa ne ha parlato New York Times, ha intervistato una ragazza di 17 anni, Logan Lane, che ha raccontato di come lei era dipendente dai social e dai telefoni, era assolutamente presa da questo mondo, a maggior ragione con la pandemia. Dopodiché però a un certo punto ha capito che aveva l'autostima sottoterra, era improduttiva, non era felice, e allora ha detto: sai che c'è? Ha sceso le scale dalla camera, ha consegnato lo smartphone a suo padre, ha detto: io giro solo col vecchio telefono. Ha costretto la sua amica a farle cambiare le password ai social per non accedere ai social, o comunque farlo solo in determinati momenti. E cosa ha fatto? Ha incontrato un'altra ragazza come lei e ha cominciato a uscire. E da due sono diventate un po' di più, e questo gruppettino è diventato 15, e in questo gruppettino si incontrano a Central Park, con l'unica condizione che non bisogna essere possessore di smartphone. La mamma di questa ragazza ha cominciato a chiamarli club dei luddisti. Qualche giornalista l'ha sentito e ha fatto la notizia sul New York Times. L'intervista è fantastica, perché poi lei ti racconta tutto il suo rapporto contraddittorio di amore e odio nei confronti di Instagram, dei social, eccetera, eccetera. Perché da un lato era attratta, dall'altra capiva che le faceva star male, eccetera. E poi una delle cose che mi ha colpito di più, a me che ovviamente appartengo a una generazione analogica, è stata che lei si stupiva del fatto che in questo club dei luddisti, diciamo, dice: ma la gente che incontro non sa nulla di me che io non abbia detto loro, e viceversa, cioè non c'è nessuna conoscenza pregressa su Instagram, cioè, incredibile, capito? E invece la possibilità, secondo me, cioè io voglio credere che ci sia la possibilità di cambiare, se si cambia il punto di vista, capire se abbiamo una vita più felice, più autentica, senza, e siamo appunto più realizzati, più capaci, se abbiamo uno strumento in meno, ma siamo più potenti noi. Esattamente come, banalmente, non ho più potuto usare la bici elettrica, ho dovuto usare la mia vecchia mountain bike di ferro degli anni 90, ho 2 chilometri di salita tutti i giorni, mi tengo più in forma. Sudo di più, anche col sole, ma mi tengo più in forma. È l'occasione, già che comincio ad avere un po' di capelli bianchi, mi tengo più in forma. Quindi alla fine si suda, è meno comoda, però c'è un aspetto positivo. E quando vado sul corno alle scale, do la paga abbastanza a molti ventenni. Non fa schifo, capito? Va bene, capito? Insomma, adesso, vabbè, piccole soddisfazioni personali, poi... Però devo ringraziare che non posso più usare la bici elettrica. No, ma invece, cioè, è un'occasione questa, di luce, un'occasione di tornare a una vita più autentica. E ci vuole la fiducia, il coraggio di dire: vabbè, proviamo, aspetta, sai che... Bene, finiamola qua che... Grazie a voi. Grazie a voi.